Voglio dire, abbiamo una classe politica in cui i migliori che hanno formato alcuni di quelli che stavano al governo fino a poco tempo fa, Pietro Ingrao, io me lo ricordo con un'esperienza drammatica, Pietro Ingrao è un grande personaggio, un grande uomo di cinema oltre che, e di poesia oltre che politico, però lui da Fabio Fazio a una domanda precisa ha detto: io nel 1937, dopo l'esito della guerra di Spagna, ho preso tutti i libri di cinema che avevo sulla mia scrivania, li ho spazzati via, ho fatto questo gesto e mi sono dedicato alla politica. Ecco, è quello il motivo per cui siamo la videoarte marginalizzata. Quando addirittura Ingrao non capisce che il suo occuparsi di cinema era politica, perché avrebbe aiutato, e qui chiudo, a realizzare quello che anche Carlo con rabbia ha detto prima, che noi andiamo anche oggi con Silvia Costa, col Parlamento europeo, eccetera, a dire: guardate che il problema non è solo, per carità, solo l'accesso del cittadino europeo al web, non è solo il digital divide, la banda larga, quello è un problema tecnologico. Il problema è che oltre alle tecnologie, per cui i soldi poi vanno a Finmeccanica, ad Apple, cioè alle multinazionali che producono, ma non vanno al oltre al problema delle tecnologie, il problema è quello dell'educazione all'accesso creativo alle tecnologie, e la film literacy, media literacy, educazione all'arte, diffusione del pensiero critico. Ma come si fa a dire nel XXI secolo che il problema è soltanto ed esclusivamente l'accesso a internet? E poi una volta che accedi, voglio dire, la metafora del navigare è terrificante, uno naviga ma si annega, come si vede nel Mediterraneo, se non ha una bussola, se non la sa usare, se non sa dove andare, se non sa come prendere le onde, ma stiamo scherzando? E questo è politica, e questo è anche arte. Buonasera, benvenuti, benvenute al Teatro Palladium. Sono Luca Versano, ho l'onore di presiedere la Fondazione Roma 3 Teatro Palladium, che d'intesa, di concerto con i colleghi, con tutti i colleghi di cinema, in particolare i docenti di cinema del DAMS, in particolare con Stefania Parigi, Vito Zagarrio, con Matteo Anastasi e anche con Adriana Modei, la moglie di Marco. Con grande piacere abbiamo promosso questo omaggio, diciamo, con Marco più che a Marco questa sera. Era l'11 ottobre di un anno fa quando Marco Maria Gazzano tenne l'ultima lezione al DAMS, poi le sospese per i problemi di salute. È una curiosa coincidenza, questa data non è stata scelta conoscendo questo dato che ho preso soltanto questa mattina dalla nostra segreteria del DAMS, ma mi sembra una di quelle cose che succedono così senza un perché, ma che invece una ragione sembrano proprio averla. Vorrei chiamare subito il rettore, professor Massimiliano Fiorucci, accanto a me, perché gli interventi sono tanti e quindi nessuno di noi potrà dilungarsi. Benvenuto anche al rettore. Diamo inizio a questa serata ricordandovi che al termine ci sarà anche un piccolo rinfresco che abbiamo deciso di organizzare per rendere omaggio al nostro caro amico e collega. Prego, rettore. Grazie Luca, buonasera a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a questa serata, comporre audiovisioni, immaginazione critica di Marco Maria Gazzano. Io confesso, non ho avuto la fortuna di conoscerlo direttamente, l'ho conosciuto solo attraverso alcune letture, attraverso i racconti, attraverso quello che mi hanno detto colleghe e colleghi. Però credo che questo sia un momento veramente importante, una serata particolare, un evento speciale, dove accanto al ricordo ovviamente di uno studioso geniale, anche che ha aperto molte piste nel campo degli studi sull'audiovisivo e non solo, oltre ad essere un animatore culturale e a tantissime altre attività, non spetta a me ricordarne i meriti scientifici e non solo, credo che questo sia un momento importante anche sul piano della nostra comunità. L'università è un insieme di persone che lavora per un progetto, per la società, per innalzare i livelli di istruzione della società, per formare persone, per fare ricerca,
per fare attività anche di terza missione sul territorio, ma è anche una comunità che non dimentica le persone che hanno dato un contributo, che continuano a darlo ancora oggi, anche se non ci sono più, e credo che questo sia il significato più profondo di questa serata, ecco, riconoscerci come comunità. Per questo voglio davvero ringraziare anche la Fondazione Palladium, il DAMS, il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo. Non elencherò tutte le persone ovviamente che hanno collaborato a questa iniziativa, non ruberò molto tempo perché gli interventi sono moltissimi e più pertinenti, però ci tenevo a testimoniare con la mia presenza, non con la mia persona, col mio ruolo, l'attenzione e il ricordo di questo collega che voglio ringraziare a nome dell'università, ringraziare tutti voi che questa sera siete qui. Grazie. Grazie al magnifico rettore. E Marco era di casa, poi qui al Palladium, quindi non è un posto a caso, e molte iniziative insieme con il collega Vito Zagarrio, che invito subito a salire qui sul palco vicino a me, con Stefania Parigi, anche viene Stefania, lascio ovviamente a loro come organizzatori il compito di introdurre tutti gli artisti, i personaggi, gli amici, uomini di cultura che hanno conosciuto, apprezzato e collaborato con Marco. Ti do il microfono, se quello lascialo per gli artisti, ti do questo. E insomma, a voi il compito di proseguire, e buona audiovisione a tutti. Grazie molto Luca. Grazie Luca, grazie al rettore, grazie al Palladium, grazie a tanto pubblico che io qui vedo al buio, ma insomma, so che sento che la sala è piena. Non è facile fare il presentatore qui, i presentatori, perché siamo grandi amici. Io sono emozionato a parlare di Marco, sono stato compagno di tante avventure di Marco, ho condiviso con lui tante cose, a partire dalla stanza vicino di stanza, quella stanza a vetri del DAMS, dove abbiamo organizzato tanti convegni e tanti festival, i convegni su cinema e intermedialità, cinema e arti elettroniche, cinema e politica, cinema e identità europee, credo ne parlerà fra poco un po' meglio Giorgio De Vincenti. Ho condiviso con lui alcune amicizie storiche, quella con Gianni Totti per esempio, che conosco da bambino, ancora prima che fosse un videoartista, da giornalista, da poeta, da scrittore, da cineasta. Ho condiviso con lui anche un po' certe manie feticiste che ci accomunavano, di ritagliare tutto, di conservare tutto, di conservare i libri, di riempire di tesi e di testi e di cartaceo i nostri uffici. Quindi sono veramente triste della sua scomparsa e contento che siamo qui ad onorarlo oggi. Quindi Stefania, se ci dici come abbiamo organizzato questa serata, questo ricordo. Sì, questa serata in ricordo e in onore di Marco Maria Gazzano è stata un'iniziativa che è nata all'interno del DAMS tra i colleghi e gli amici di Marco, e che è stato possibile appunto realizzare grazie alla grande disponibilità che ci è stata data dal presidente della Fondazione Teatro Palladium, grazie al contributo del direttore del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, grazie alla collaborazione preziosa di Adriana Modei e grazie anche all'impegno veramente generoso di Matteo Anastasi, un allievo di Marco che sta completando i suoi studi dottorali. Questa serata l'abbiamo concepita come un coro di voci e di gesti, di performance e di discorsi, che come vedrete sono molto diversi l'uno dall'altro e sono capaci, a nostro giudizio, di testimoniare l'ampiezza, la varietà e la grande vivacità, diciamo, e vitalità delle ricerche e delle attività di Marco. Quindi si alterneranno sul palco sia figure delle istituzioni accademiche, sia figure delle istituzioni cinematografiche, sia artisti, registi, attori, professori provenienti da varie università, e infine anche gli studenti che si sono formati nei corsi di Marco e che hanno intrattenuto
un grande legame, insomma, costruttivo con il loro professore. Per cui credo che possiamo iniziare subito chiamando sul palco. Dei saluti istituzionali, però i saluti istituzionali sono anche saluti amicali, credo, di gente che ha amato molto Marco, che il cui spirito aleggia qui, la sua acuta intelligenza, credo che sia proprio dentro il Palladio, quindi lo sentiamo vicini a noi. Quindi io farei un primo panel, come si dice, e chiamerei una serie di colleghi e di amici, a partire da Annalisa Tota, prorettrice vicaria, docente nostra ovviamente, compagna di piano anche, poi Roberto Morozzo della Rocca, direttore del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, che è qui con noi, Veronica Pravadelli, coordinatrice della sezione Comunicazione e Spettacolo, Enrico Carocci, che è fresco coordinatore del Collegio Didattico DAMS. Partiamo da Annalisa, lo dai il microfono, do questo? Andiamo. Grazie. In primo luogo grazie a voi che avete organizzato questo evento. Vi confesso che sono molto emozionata. È proprio un momento in cui noi come comunità, come diceva il nostro rettore prima, ci riuniamo per colmare l'assenza che Marco ha lasciato in tutti noi. E allora ricordare insieme la grandezza di uno studioso e di un collega, la grandezza di un amico. Era una persona gentilissima, Marco, per quelli di noi che hanno avuto la fortuna di essere suoi colleghi e di poterlo frequentare, era un uomo di un garbo quasi di altri tempi. Mi diceva sempre qualcosa di bello, di interessante, di intelligente come era lui. Aveva una passione per i libri, per la carta. Non vi racconterò il grande studioso, perché dopo di me ci sono tanti altri colleghi e colleghe, amici, artisti che ne parleranno. Vi racconterò un aneddoto. A un certo punto al DAMS abbiamo fatto un tavolo dei doni su cui tutti noi docenti mettavamo dei libri per i nostri studenti e le studentesse. E mi ricordo che Marco passò e mi disse: io non sono uno studente, posso prenderli anch'io? Aveva un affetto, un amore per la carta, per i libri. Era appassionato, curioso, intelligentissimo. Una persona davvero, davvero speciale, e a riprova di quanto sia speciale basta guardare il programma di questa serata, tutte le persone che hanno voluto esserci, voluto intervenire, portando come in un coro, come diceva prima Stefania, il loro punto di vista, no? Su Marco, il loro pezzettino. L'unica cosa che mi sento di dire è grazie Marco, sono onorata e contenta di averti conosciuto e di aver potuto lavorare un po' insieme a te. Mi dispiace che l'ho fatto meno di quanto avrei voluto, ma è stato davvero bellissimo conoscerti. Grazie. Io tengo questo, passiamo al professor Morozzo. Il mio ricordo di Marco Maria Gazzano è quello di uno studioso, direi militante, nonostante il suo presentarsi così composto non lo facesse supporre a prima vista. E lo era militante non solo in senso politico, ma perché credeva in ciò che faceva, quasi una missione per lui. Passava molto tempo nel suo studio, sempre presente, era prolifico nell'organizzare eventi culturali, molto più della media ordinaria dei colleghi. Più che alla carriera si era dedicato al fare, pur sapendo che non sempre nel nostro ambiente il fare e la carriera sono coestensivi. Con lui si parlava volentieri, era aperto, trasparente, nessun complimento fuori luogo, piaggeria per nessuno, ma discorsi sentiti, autentici. Mi colpiva di lui una certa nota aristocratica. Garbato, non alzava la voce, anzi talora sussurrava.
a volte facevo un po' fatica a capire, a sentirlo, ma era elegante nel tratto, sapeva sorridere dei casi della vita, direi che aveva una ironia intima e non contava il tempo. Ecco, semplicemente dico che faceva piacere averlo nel dipartimento. Grazie. Buonasera a tutti e a tutte. Mi è un ricordo un po' più articolato perché ci ho lavorato, no? Sono della sua disciplina, ho lavorato con lui tanti anni e vorrei un po' descrivere come era Marco sul lavoro. Un ricordo sì istituzionale, ma anche un po' sentimentale, io credo. Ho conosciuto Marco nel 2003. È arrivato a Roma come professore associato di cinema, fotografia e televisione. L'aveva molto voluto Giorgio De Vincenti, che è qui, allora direttore del Dipartimento di Comunicazione e Spettacolo. Marco arrivava portando competenze e interessi specifici che al nostro gruppo mancavano. La videoarte, le arti elettroniche, il cinema sperimentale, le arti digitali, ma anche le teorie dell'intermedialità, Benjamin, Adorno e la sua amatissima scuola di Francoforte. Questi saperi, che in verità erano delle vere e proprie passioni, li aveva costruiti e alimentati anche grazie al suo rapporto d'amore con Adriana, compagna di vita e videoartista, e tanti di noi ricordano ancora la loro festa di matrimonio. Marco amava le forme non dominanti, i territori di confine, la sperimentazione dei linguaggi, gli scenari mediali e le loro trasformazioni, i nuovi dispositivi. Sono felice di aver sentito quell'intervista perché ricordo le stesse cose. Era interessato, e qui uso un vocabolario forse che non era il suo, alla agency dei soggetti. Com'è che le nuove tecnologie costruiscono, ci costruiscono? Come costruiscono la nostra esperienza e il nostro sapere? Più in generale, credeva fortemente che lo studio del cinema e dei media dovesse alimentare una coscienza critica, una consapevolezza su come la conoscenza viene prodotta. Passione, amore direi, per le arti visive e il sapere critico. Questo penso è quello che gli premeva trasmettere nel suo lavoro di docente. Era molto amato da studenti e studentesse, serviva tantissime tesi. Penso che fosse amato non solo per quello che insegnava, ma perché aveva passione per il proprio lavoro. Credeva fortemente che l'arte e la cultura semplicemente potessero cambiare la vita o darle una forma altra, migliore. Era un romantico. La sua attività però non si limitava alla ricerca, all'insegnamento. In effetti lui era coinvolto, come avete già detto, in tantissime attività extrauniversitarie, che però lui non concepiva diversamente. Il lavoro culturale era per lui un lavoro continuo, che si dipanava in spazi e contesti diversi. Il lavoro culturale era un flusso, era un fiume in piena, organizzava retrospettive, convegni, rassegne, tavole rotonde, in continuazione, dentro e fuori l'università, a Roma, in Italia, all'estero. Tante sono state le attività organizzate nelle nostre aule qui al Teatro Palladium, tanti gli artisti invitati e non ricordo nessuno per non fare torto a nessuno, italiani e stranieri. Aveva poi rapporti solidi con l'America Latina, dove si recava spesso, soprattutto in Colombia, e aveva promosso degli accordi internazionali tra il nostro Ateneo e alcune università dell'America Latina. Era una persona, un uomo molto generoso anche con i colleghi, non solo con gli studenti e studentesse. Ricordo che in tanti anni in cui ho coordinato il dottorato di cinema, Marco è stato uno dei più impegnati, sempre disponibile a fare una lezione, presente a tutti i collegi, pronto a commentare tutti i progetti di dottorandi e dottorande e a partecipare alle tante lezioni e seminari di docenti invitati. Si poteva sempre contare su di lui, ma su una partecipazione attiva, non su una presenza. Cosa non scontata. C'era sempre Marco, passava le sue giornate a lavorare all'università. Da Prato, abitavamo vicino, veniva in autobus, non guidava, senza mai lamentarsi dei ritardi di quel maledetto 23, e rimaneva via Ostiense sino alla chiusura del dipartimento. E non poche volte è rimasto chiuso dentro. Mentre qualche portiere un po' voleva anticipare i tempi della chiusura, lui non si accorgeva dell'orario. Era immerso nei libri, aveva trasferito tutta la sua biblioteca al dipartimento, era riunito a progettare qualcosa. Quante volte abbiamo scherzato con lui e anche tra di noi, di nascosto, sull'incidente di Marco chiuso dentro. Amava gli spazi del dipartimento era la sua seconda casa.
Infatti, quando pensavi di essere sola, per esempio durante i mesi del Covid, bastava che ti affacciassi al suo ufficio e lo trovavi. Serio e appassionato al tempo stesso, Marco era anche un uomo gentile e garbato, come diceva lei. Un'immagine che mi torna spesso in mente è quella di Marco che silenziosamente, il suo passo non si sentiva, cammina lungo il corridoio, magari per uscire un attimo, rasentando il muro con la cartella in mano e la testa reclinata di lato, come se non volesse farsi notare o forse immerso nei suoi progetti. Io non ricorderò solo la sua ricerca, i suoi interventi, ma anche la forza con cui esprimeva le sue idee. Ma ricorderò la riservatezza, la timidezza e in fondo la dolcezza di un uomo buono e civile. Questo ritratto di Marco, Enrico Carocci. Molte, io sarò breve per varie ragioni, anche per evitare di commuovermi. Marco è stato ricordato molto bene e voglio aggiungere un'immagine che è quella delle sue aule piene di studenti, di lui che fa lezione spesso nel tardo pomeriggio e di moltissimi studenti che stanno ad ascoltarlo affascinato, sicuramente perché era particolarmente appassionato, ma anche perché credeva moltissimo nell'insegnamento. E quello che io voglio ricordare è questo: lui amava il lavoro con gli studenti, amava fare lezione, amava coinvolgere gli studenti sia come pubblico ma anche come collaboratori ai moltissimi eventi che organizzava, e credeva moltissimo nella capacità degli insegnamenti che teneva, e in generale sul cinema, gli insegnamenti che riguardavano la storia del cinema, del video e della televisione, di offrire un'idea di mondo. E io credo che gli studenti più appassionati, dall'ottimo Anastasi che oggi ha lavorato per rendere possibile questa serata, ad altri che con impressione ci daranno poi prova di questa di aver ricevuto questa passione, ecco, credo che fosse per lui un compito alto. E quindi io voglio ricordare, da un lato, oltre che la gentilezza e la passione, l'ostinazione con cui lui difendeva la sua visione delle cose, la sua genealogia, il suo modo di raccontare la storia del cinema, della televisione, del video. Oltre all'ostinazione, l'alta idea, l'alta concezione che lui aveva dell'università e di tutti, in tutti i suoi aspetti, della ricerca ma anche della didattica. Con lui ho curato qualche anno fa un numero della nostra rivista Imago che si intitolava Cinema ed Energia. Derivava, l'occasione diciamo derivava da uno di quei convegni che sono stati ricordati prima nell'introduzione di Vito Zagarrio. Il tema lo aveva pensato Giorgio De Vincenti, noi avevamo un po' collaborato, ma insomma quella era stata soltanto l'occasione che ci considerava, sotto il frame della parola energia, di pensare insieme la cultura umanistica e quella scientifica, di pensare insieme l'estetica, le tecnologie e le scienze. Ecco, voglio ricordarlo con le parole di un suo scritto che sono contenute in quel numero, il numero 78, al quale poi hanno collaborato molte colleghe, molti colleghi, anche al di là del convegno, alcuni anche qui presenti. Stiamo attraversando tempi nei quali, di nuovo e ancora, tra virgolette, tutto ciò che è solido tende a sciogliersi nell'aria e riproporsi domande, alcune anche fondamentali, è un dovere etico e politico, ma anche poetico e non ultimo didattico. Nell'epoca delle tecnologie avanzate, delle certezze perdute, la ricerca e la didattica, non solo per gli scienziati e gli artisti, ma anche per gli studenti e gli insegnanti, rappresentano una sfida. Grazie. This is a glimpse of a video landscape of tomorrow. Io
esempio potrei fare la storia della videoarte, e non ve la faccio, perché ve la potrei fare lunghissima, lunga, breve, ve la faccio breve e problematica. Allora, la videoarte non esiste. Questo è il primo risultato teorico a cui sono pervenuto dopo 45 anni di studio. Bene. Oggi volevo parlarvi di una, poi vedremo la prossima settimana quando incominceremo a fare, poi saremo abbastanza rapidi, non dedicheremo tantissime lezioni perché le abbiamo già fatte anche durante le introduzioni ai film, ma insomma quando incominceremo a lavorare sul linguaggio del cinema avrete delle idee più chiare anche sui termini linguistici del cinema, però oggi ve ne anticipo uno ed è quello di dissolvenza. È una dissolvenza incrociata, non c'è un salto. Noi oggi siamo tesi a pensare prima c'era l'analogico, poi il digitale, prima c'era la pellicola, poi l'elettronico. No, per esempio il video analogico, quello su nastro magnetico, Woody Wasulka nella nostra prima conversazione nel 78 mi disse: devi studiare il video, tu che studi cinema, perché il video analogico è una straordinaria dissolvenza cinematografica tra il mondo materiale della pellicola e il futuro mondo del computer. Ecco, quello che mi colpì allora, da storico e da storico delle teorie del cinema, se posso picchiarmi così, era che questi oggetti che venivano presentati come opere d'arte contemporanea in realtà erano molto più interessanti che semplici opere d'arte contemporanea, perché erano certamente opere d'arte contemporanea, solo che nascevano evolutivamente e fantasticamente all'interno del mondo dell'arte, ma quello che sembrava evidente a tutti, era davanti agli occhi di tutti, letteralmente, ma nessuno ne traeva una conclusione, secondo me, evidente, era che queste cose erano in buona parte realizzate con immagini in movimento. C'era tanto altro, c'erano oggetti, c'era una cosa, ma c'era un'immagine in movimento, quindi per me non poteva essere altro che cinema, doveva essere cinema. Il problema è che non c'era nessuna teoria per spiegare che quella cosa lì, quegli oggetti, fossero anche cinema. Questo pensiero deriva da un'analisi anche teorica del cinema, della cinematografia, che deriva appunto dalla sua stessa prima nominazione, dalla parola che la designa, e che per tanti anni è stata rimossa dal mondo del cinema stesso, perché cinematografo, che è una parola che nasce prima dei fratelli Lumière, indica proprio alla fine dell'Ottocento la scrittura del movimento, la scrittura delle immagini in movimento. Quindi, diciamo, forse la vera data di nascita del cinema è nell'idea, nella teoria, nella nascita di una teoria del cinema, cioè di una coscienza teorica dell'immagine fotografica in movimento, del movimento delle immagini. Il convegno che ha organizzato quest'anno il Dipartimento Comunicazione e Spettacolo dell'Università degli Studi Roma 3 è il 14° di una serie che è cominciata negli anni 80, dedicata ai rapporti tra il cinema e le altre arti inizialmente, e da alcuni anni cinema e nuovi linguaggi elettronici, e con questa edizione, che è la 14°, cinema e grandi temi di tipo politico e strategico. Che cosa c'entra il cinema con l'ecologia, l'alimentazione, i diritti e i media? C'entra perché noi abbiamo in questo dipartimento sviluppato un concetto di cinema, di cinematografia, che più che al film, alla pellicola in senso stretto, guarda alla videosfera, all'iconosfera digitale, e quindi, come dire, per noi il cinema è un concetto esteso che
riguarda tanti linguaggi espressivi che nel corso dei due secoli si sono accumulati, tante storie al plurale, tante modalità narrative e anche tante tecnologie. Tutte quelle forme delle immagini in movimento, della comunicazione contemporanea che fanno del cinema non tanto la settima arte, ma la sintesi delle arti di passata e antica tradizione, pittura, scultura, musica e danza e teatro, e quelle più recenti legate alle nuove tecnologie. Per questo cinema e politica, i grandi temi della politica contemporanea convergono nelle varie modalità della cinematografia oggi. L'energia è quella che ci circonda, però è anche nella forma di energia luminosa la materia con cui dall'inizio del Novecento, degli ultimi anni dell'Ottocento, si scrive con la fotografia, con il film, con il video, con la televisione. E anche questa è una nostra proposta di riforma universitaria, cioè, come dire, pensare la cultura come un tutto unitario, interdisciplinare. Questi scambi tra tecnologie, arti e biodiversità sono diventati quest'anno il convegno Cinema e Diversità Culturale, che non è solo culturale, ma è anche artistica, linguistica, espressiva, etnica, religiosa, di genere. Declino o rilancio per la televisione vale anche per il cinema? Ma guardi, alcuni miei colleghi continuano a tenere distinti due universi, il cinema intendendo ciò che una volta era in pellicola e si vede in sala ed è narrativo, e la televisione è quella cosa che si vedeva in casa, il focolare domestico, l'elettronica, eccetera. Io penso che sì, differenze ce ne sono, ma sono sempre meno evidenti. Il drink è una forma che si utilizza adesso nei grandi musei d'arte contemporanea del mondo per avvicinare un pubblico giovane, ma anche non giovane, di amanti dell'arte. Siamo in estate, è ancora una cosa piacevole. La vera novità è che il Museo d'Arte Contemporanea di Roma abbia dedicato questa iniziativa alle arti elettroniche, che è una questione che rimaneva aperta a Roma da più di 25 anni, e nessuna notte bianca, nessuna iniziativa né di Veltroni né di Rutelli ha mai valorizzato le arti elettroniche. È accaduto che il Macro ha un nuovo direttore e conosce le arti elettroniche, conosce il cinema sperimentale e per la prima volta ha aperto il Museo d'Arte Contemporanea di Roma a queste forme espressive. Il problema oggi è il passaggio dalla platea, dalla galleria, dal museo alla rete, che vuol dire un passaggio di comunicazione e diffusione, ma anche di linguaggi diversi. Il rischio peggiore che corrono però con la rete gli artisti è quello che tutto si mescoli, tutto si unifichi e si perda il rapporto con le specificità, con i dispositivi, con le macchine, le tecniche, che è stato, come per i pittori, con i colori, il pennello o la carta, come dire, non c'è la pittura. Io qui vedo di essere un diverso perché sono l'unico professore e quindi mi fa piacere essere, diciamo, difendere la diversità culturale dei professori, ma io personalmente ho scelto di interessarmi dei linguaggi dell'arte, quindi di studiare anche teoria. Io non sono mai stato un artista, però la mia artisticità è quella di occuparmi creativamente delle teorie e di rispettare infinitamente gli artisti. Allora, quello che ho imparato è che gli artisti, tutti gli artisti di qualunque disciplina si occupino, sono il sale della ricerca scientifica proprio, nel senso che senza il pensiero trasversale dell'artista non si esplorano i nuovi linguaggi, non si esplorano le nuove tecnologie, non si esplorano le nuove forme, non si riesce a capire nulla di tante cose. Gli ingegneri, i critici, i teorici, i politici sono tutti in debito nei confronti degli artisti, da sempre. L'altra faccia di questa medaglia, anche in Italia, è che, come dire, il grande pubblico, la televisione, i politici ignorano le arti elettroniche e la videoarte, ma tutti la frequentano, perché con la mediazione del saccheggio che la pubblicità e la televisione, nella forma delle sigle, dei siparietti, della messa in scena degli studi, ha fatto del lavoro dei videoartisti, in realtà viviamo in una grande videoinstallazione collettiva. La gente non sa che la videocamera portatile, quella che ci sta riprendendo, è il risultato oramai massificato
dell'utopia artistica di un artista che si chiama Nam June Paik, che nel 59 ha proposto al suo compagno di banco all'Università di Tokyo, che era il figlio del padrone della Sony, di democratizzare la telecamera. Quindi, come dire, la democratizzazione delle nuove tecnologie è un prodotto eminente della ricerca artistica dei videoartisti. E questo basterebbe a decretare il successo politico, sociale e anche estetico della videoarte. Abbiamo un problema, due problemi, ne abbiamo di più. Uno è che non c'è una storia in tutto questo. Non c'è. Tu sei un po' come me, anche tu sei un critico che agisce con i tuoi strumenti, cioè che sa che non basta contentarti di mostrare un bel articolo, questo film è un capolavoro. Noi sappiamo una cosa più importante, cioè che la critica, l'interpretazione nascono sul campo, nascono nel rapporto con gli autori, nascono frequentando le sperimentazioni. No, la tua idea di critica, quella anche mia, è che non è scritta sui libri la critica che dobbiamo applicare alle opere, cioè la critica è esplorazione di territori teorici così come gli autori esplorano territori espressivi. Questa è la critica, per questo va fatta, la storia del cinema si fa sul campo, si fa organizzando mostre, manifestazioni, l'interrelazione tra fotografia, arte, pittura, teatro, video. Però questa idea interdisciplinare della critica, soprattutto di critica in fieri, non è condivisa, lo sai molto bene, anche nelle università o nelle accademie. Ciò che è la minoranza, è tutto eterodosso. Però è la maggioranza di domani. Questo secondo decennio del XXI secolo ha riportato indietro, secondo me, una forma di regressione la ricerca scientifica alla disciplinarietà, mentre noi abbiamo sempre lavorato sulla interdisciplinarietà come prospettiva, e invece adesso è tutto molto disciplinare, e questo non è utile sul piano didattico, perché se uno studente studia solo un pezzettino della storia del cinema non sa niente di cinema, e soprattutto però non è utile sul piano culturale, perché manca la prospettiva, manca la strategia, manca la capacità di fare dell'università o dei festival o della ricerca scientifica quell'elemento politico in senso importante, e questo le università o i centri di ricerca lo stanno abbandonando in nome della disciplinarietà, della specializzazione, e questo io non sono d'accordo. Ho letto proprio adesso, sabato, sulla Robinson di Repubblica, la dichiarazione di un fisico teorico che dice: quando si parla di atomi, il linguaggio che si può usare è unicamente in forma di poesia. Allora, voglio dire, la poesia per parlare degli atomi non è una battuta. Gli atomi sono i fondamenti della luce. Noi scriviamo con la luce, i fotoni sono atomi di luce. Il cinema, la fotografia e il video sono fatti con la luce. Quindi se la poesia è l'unico modo per parlare degli atomi, è anche l'unico modo per parlare degli atomi che riguardano noi, cioè gli atomi di luce. E quindi ha ragione ancora una volta Gianni Totti, l'unico modo per parlare di queste cose profonde e complesse è la poesia, piuttosto che la nostra visione saggistica. Oggi c'è una specie di inflazione della visualità, tutto è visivo, e insegniamo arti, visual arts e questo genere di cose. È sbagliato, sul piano teorico è sbagliato, dovremmo insegnare audio visual arts, arti audiovisive senza il trattino. E questa è una cosa importantissima sul piano estetico, ed è assolutamente sbagliato che Ghezzi continui a indicare ai suoi telespettatori, quando presenta i film, buona visione, perché non è più il tempo della buona visione, è il tempo della buona audiovisione, è il tempo di capire che tutto quello che noi viviamo come esperienza, è insieme sonoro e visivo, poi potrebbe essere anche tattile, sinestetico, materico, architetturale, ma insomma almeno audiovisivo. E questa è una conseguenza teorica che diventa anche una pratica artistica. Quindi audiovisione. Thank you.
Grazie, grazie Marco, intanto ne viene fuori da questo filmato un grande teorico, un grande studioso, un grande comunicatore, mi sembra, e anche un... ma è giusto continuare l'applauso se volete. Tocca commuovermi anche a me come Veronica. No, dicevo, anche un grande comunicatore, mi sembra, è un tessitore di rapporti umani, artistici e politici. E poi è bello, dicevo, grazie Adriana e Matteo per questo found footage che anche con il suo sapore un po' di antico, di low definition, che mi è piaciuto molto. Continuiamo con le testimonianze e le performance anche. C'è un altro amico di Marco e del Palladium che è venuto spesso su questo palco, che è un artista, è un musicista e un regista, e c'è una performance di Luigi Cinque che accoglierei con un applauso. Arrivo con la valigia, ma non garantisco che non l'ho fatto apposta. Che mi sono accorto all'ultimo momento che non avevo un posto dove appoggiare lo strumento. E diciamo, nell'emozione di questo applauso che ricorda un amico e in qualche frammento di passo qui mi sono sentito un viaggiatore con la valigia che in qualche modo vuole omaggiare una persona che ha frequentato a brevi periodi, ma con poi una grande ricchezza di contenuti, ed è per questo che ho pensato di cominciare a leggere una cosa che scrissi su un suo stimolo, che riguardava un progetto che facemmo sul cinema nell'inizio degli anni 2000, ed è si chiama, me ne leggerò alcuni brevissimi tratti, e rivedendo Blade Runner. D'alto formati eroi, glauco sguardo e il canto alla vita, il padre scienziato, autore di scacchi e mago di geni. Il luogo futuro arcaico, Cassandra fuggita da liete d'acciaio fumante nel fondo di tele sospese, Achille, candela che brucia due punte in un sol fatal tempo fatale, il lamento velato di schiere deformi di opliti e macchie di folli perduti, e poi la città che sarà. La città dove il cuore s'ascolta pulsare come uccello galattico. E poi squarci, pallottole e tessuti d'amianto, verdi ascensori in reticoli e sesso gettato nel fango di pioggia. D'uranio. Pum. Città. Città. Pausa. 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 Paus
So veramente se il senso di tutto è solo uno sguardo dall'alto o invece se quello è davvero un destino orientato di classico stile d'umani, di forma tradita come sogno di pecore in elettrica nave. A Marco. Grazie, grazie molto. Cinque, vieni con me Stefania. Io volevo presentare i prossimi amici, ci tenevo molto a presentare intanto i primi due che sono Giorgio De Vincenti, se puoi venire Giorgio, già professore di estetica, teoria del cinema e dei media, analisi del film e già direttore del dipartimento di cui si è parlato, comunicazione e spettacolo di Roma 3. Passi tu. Dicono di tenere questo, passi tu il, passo il microfono. Il microfono a Giorgio. Prendete luce che abbiamo lo streaming, siamo sul palco. Con l'eleganza che lo contraddistingueva, Marco apriva strade, abbatteva muri, costruiva ponti. Sia nella sua attività di ricerca scientifica, pionieristicamente proiettata sulle espansioni del cinema, sia nella conseguente attività di animazione socioculturale,
con i 13 anni di direzione del Festival di Videoarte di Locarno, con le mostre e le trasmissioni televisive su capisaldi dell'arte video internazionale, con la direzione del canale satellitare di Eutelsat promosso dalla Commissione europea. Fin dall'inizio della sua attività negli anni Ottanta, cinema espanso significava per lui penetrazione nei gangli politici della società contemporanea. Lo scopo era fare della cultura un'attività tesa al cambiamento verso l'uguaglianza e la libertà, in sintonia con l'idea di sinistra del suo concittadino Norberto Bobbio. Uno slancio che gli studenti coglievano appieno. Ancora oggi a Pescara Marco è ricordato con stima profonda dagli antichi studenti degli anni 90 che lo ascoltarono nelle varie occasioni in cui ebbe il piacere di invitarlo. Un successo che si è ripetuto a Roma 3, motivato dall'interesse che gli studenti hanno sempre manifestato per quella visione, la cultura come motore di una politica del cambiamento verso la giustizia. Negli anni in cui abbiamo lavorato insieme qui, è stato il curatore e l'animatore dei convegni annuali dipartimentali ispirati a quella concezione, dal rapporto tra cinema e culture europee a quelli tra cinema e arti elettroniche, cinema, virtualità e corpo, cinema audiovisivi a rete, cinema e diversità culturale, cinema ed energia, cinema e politica. Convegni pionieristicamente innervati sul concetto di terza missione, che sarebbe poi diventato uno dei riferimenti dell'Università Italiana anche per le discipline umanistiche. Marco non era solo un eccellente professionista e un ottimo professore universitario, era un intellettuale vero. Per questo dico grazie al Marco che vive nel mio ricordo, granello raro del sale della terra. Marco, quanti incontri anche in questo luogo, le tante persone che convocavi a ragionare, a confrontarsi spesso da mondi diversi, gli artisti e le istituzioni che di arte avrebbero dovuto occuparsi, il mondo accademico e della critica, e quante mostre e iniziative qui a Roma, e quante attività e visioni e audiovisioni da Locarno col tuo festival fino alla Colombia, e seminari, conferenze, lezioni dottorali da Pisa a Milano, da Torino a Urbino, a Pescara, e la ricerca, l'insegnamento, i tuoi studenti, quanti doni. Questo coro, questo bel coro che stasera ti dà voce ne è una testimonianza toccante e vera, e mi piacerebbe poterlo commentare con te, Marco caro. Come commentavamo tutto quello che riguardava le nostre amate arti elettroniche, che tu, più di noi tutti e tutte, hai voluto e saputo collocare appunto nell'arte, perché hai voluto portarle alla luce, una luce bella, non quella delle mode passeggere e delle euforie tecnologiche, ma quella elevata, della conoscenza, e hai con tanta sapienza saputo collocarle anche lì dove sembravano non bene accette, ossia nella storia dell'arte cinematografica e pensa un po' dell'arte televisiva. E legando queste arti alla musica, alla filosofia, al teatro, a un intreccio di sapere colto e raffinato, una immaginazione critica la tua, come indica il sottotitolo di questa serata. Il lungo percorso, purtroppo in questi anni segnato da tante perdite, di quella che chiamavi la nostra agguerrita e appassionata pattuglia. Mi manca la tua malinconica ironia, malincosmica, avrebbe detto Gianni Toti. Mi mancano il tuo incanto e il tuo disincanto. Mi mancano la gioia e l'attenzione per ricerche condivise e la solidale allegria in certi nostri taglienti giudizi critici e anche le discussioni mosse dai nostri diversi sguardi. E ricordo le tue stanchezze,
quella delusione sempre garbata, talvolta nel non essere accolto e apprezzato adeguatamente per il tuo lavoro, importante non solo culturale di diffusione, ma anche teorico e critico. Perché una persona garbata, generosa e accurata come te non si trovava sempre bene nel confronto con il chiasso, la distrazione, la competitività e l'incuria che ci circondano. E così hai avanti indietreggiato nelle epoche, alle radici dell'utopia, e avanti nei futuri possibili, aiutato e accompagnato dalla poesia delle opere degli artisti e delle artiste che amiamo. Uomo di altri tempi e insieme di tempi altri. Mi piace la locandina di questo incontro, con il tuo sguardo serio e acuto, illuminato nel buio, come a ricevere un'immagine o a guardare un piccolo schermo finestra di luce. Vorrei pensarti così ora, come su un'astronave, abbracciato dal nostro affetto e dall'impegno a tenerti con noi, anche ora che non ci sei più, e verso immagini e suoni ancora tutti da scoprire. Ho conosciuto Marco nell'84-85, in occasione del primo ciclo di dottorato di ricerca. Ci trovammo insieme in questa curiosa avventura che era il primo dottorato che si faceva in Italia, e lo facevamo in una condizione particolare, insomma, con al Dipartimento di Spettacolo qui a Roma, c'erano Marotti, Aristarco, la redazione di Cinema Nuovo, che per noi è stata più che una palestra, insomma, anche un'esperienza molto, molto dura. Ma quello che volevo dire di Marco è, siamo rimasti in contatto tutti questi lunghi anni, sempre, una cosa molto importante. È stato sottolineato l'ironia, la capacità, la vivacità, la capacità di produrre pensiero anche in un modo critico, in un modo poeticamente critico. Ecco, questo rapporto fortissimo che ha avuto Marco con la ricerca scientifica, la didattica universitaria e la frequentazione, e più che la frequentazione, il rapporto continuo, strettissimo con la poesia, con l'arte, con gli artisti, il sodalizio con Carlo Quartucci, Carla Tatò, con Gianni Toti, con i grandi artisti che hanno sperimentato, che sono entrati poeticamente nei linguaggi per comporre, scomporre, ricomporre. E la grande curiosità che aveva il rapporto con Iva Sulca, con Ginny Youngblood, quando abbiamo incontrato appunto queste persone, queste straordinarie personalità della ricerca non solo audiovisuale, ma soprattutto direi poetica. La capacità di coniugare la poesia con il rigore scientifico. Questa è una cosa veramente unica, credo che sia un insegnamento che Marco ci ha lasciato. Fra tanti semi che noi produciamo nel nostro lavoro, nella didattica quotidiana, nella ricerca, tantissimi si disperdono, ma pochi, pochi fecondano veramente il terreno. Ecco, io credo che il lavoro e l'esperienza e quello che ci ha lasciato Marco siano queste piante appunto che sono fatte di poesia, di incontro di poesia e di ricerca artistica, con una grande anche capacità di malinconica e disincantata ironia, come giustamente hai ricordato tu, Sandra, che era una delle sue straordinarie qualità, uno dei suoi registri di delicatezza e ancora una volta dico di poesia. Grazie. Ho avuto la fortuna di conoscere Marco agli inizi degli anni 90 e di stringere con lui una profonda amicizia alimentata dal comune interesse per la videoarte. Erano anni vivacissimi di ricerca e sperimentazione, di relazione e scambi con gli studiosi, con gli artisti e con il sistema dell'arte che cominciava ad aprirsi al confronto con le nuove tecnologie. Non c'era internet, non c'era YouTube, non c'erano gli smartphone e si andava in giro per il mondo per trovare opere, progetti, persone, documenti e ambitissime cassette VHS.
E Marco era un vero sensibilissimo pioniere, molto attento al rapporto tra didattica e ricerca. Nel 92 portò gli studenti del mio corso a vedere la sua mostra su Nam June Paik e 2 anni dopo la mostra su Stein e Woody Wasulka, due mostre ineguagliate che hanno costituito un'esperienza formativa importantissima per la storia del video. Venne poi a parlare agli studenti di Gianni Toti, di Mario Sasso, di Robert Caen e di tanti altri artisti. E nelle dispense del corso del 94 scrisse un articolo intitolato RaiSat, un'esperienza di interazione tra artisti, nuove tecnologie e programmazione progettuale della televisione pubblica italiana. Un contributo importante di un'esperienza durata poco, 1990-93, ma di grande levatura culturale. RaiSat, come documenta Marco, è stato un progetto di trasmissione televisiva in diretta via satellite, inteso come un laboratorio culturale per una TV pubblica di qualità. E Marco partecipò anche come autore nella ideazione e gestione di Proxima, un programma sul futuro dei linguaggi e della comunicazione, scriveva Marco, una simulazione ipertestuale che intorno a temi di grande evocatività ha costruito un discorso interamente audiovisivo, accostando e a volte facendo scontrare concettualmente tra loro film, opere video, immagini, suoni, scritti d'autore, fotografie, spot pubblicitari, videoclip, programmi TV, servizi giornalistici, performance teatrali e multimediali in una narrazione interlinguistica. E proprio parlando della molteplicità di intrecci che componevano l'orizzonte di RaiSat, Gazzano elabora un concetto che caratterizza profondamente il suo pensiero teorico e critico. Il concetto di intermedialità. Tra diverse componenti artistiche che si intrecciano, si incrociano, non mescolanza ma veicolo di un tipo di opera nuova, di qualità superiore rispetto alla semplice somma delle parti. Un cardine metodologico nella storia del rapporto tra arte, tecnologia e comunicazione. Grazie Marco. Allora, buonasera a tutti e a tutte. Io ho conosciuto Marco, non posso che parlare di qualcosa di personale a proposito di Marco. Ho conosciuto Marco a Urbino, dove lui forse già da qualche anno insegnava e dove io piombai per insegnare estetica. E eravamo nella stessa stanza, una stanza polverosa, ricolma di libri di arte soprattutto, perché quello si chiamava Istituto di Storia dell'Arte e di Estetica. Ed era tanto polveroso soprattutto. Però invece una nota di aria la trovammo insieme in quella stanza. Io ero un po' diffidente nei confronti di Marco, che non conoscevo naturalmente, però vi racconto come e perché siamo diventati amici. È successo questo. Poi ci scambiavamo ogni tanto qualche visita a lezione, io andavo alle sue lezioni, lui veniva alle mie, così insomma, più perché facevamo lezioni della sera tardi, poi si andava a cena, insomma, più per questo che per altro. Allora, un giorno mi dice: ti voglio far vedere una cosa. Mi fa vedere un video dove c'era un matto che in tutina gialla, forse qualche striscia nera, ballava in uno spazio vuoto e faceva dei voli, tipo ape, delle danze. E io ho pensato: questo è matto, pazzo. Ma poi ho anche pensato: saremo sicuramente amici. Infatti così è accaduto. E il motivo è legato anche ad una questione di amore per l'immagine,
Io allora, come poi ho sempre fatto, insomma, poi in realtà ho lasciato un po' la didattica estetica, mi sono messo a insegnare letteratura italiana, però allora uscivo da studi e poi è sempre stata un po' la mia grande passione che ho ritrovato in Marco, da cui ho imparato molto. Per questo vi parlavo del corpo che vola nella tutina gialla, il rapporto tra immagine e corpo. E tutto questo settore dell'audiovisivo non lo conoscevo, Marco me lo ha aperto, è come una delle forme più intense di una... E lui sapeva bene articolare questa idea di kinematica già allora, insomma, che non era... che non era... perché, insomma, non era più un ragazzino, insomma. E questa idea del movimento del corpo era così pervasiva, l'idea dell'immagine, che mi è sempre sembrata da quel momento qualcosa da dover davvero coltivare e pensare. Credo che Marco abbia fatto questo, soprattutto, almeno per me soprattutto, ha fatto questo. Io avrei tantissimi episodi, naturalmente il tempo è un po' tiranno, però sono tutti episodi mangerecci, di risate, di barzellette, di viaggi tra Roma e Urbino. E, insomma, magari con gli amici poi ne parleremo in un'altra occasione. Ci saranno anche altre occasioni per onorarlo. Comunque, ciao Marco. Bruno. Grazie. Ma il mio ricordo di Marco risale all'inverno dell'85, la prima volta che l'ho conosciuto anche insieme a Dario Evola in questo contesto di cui ha già parlato lui, cioè l'insegnamento di Guido Aristarco, qualcosa che mi ha portato poi a fuggire, diciamo, dall'insegnamento di cinema, perché trovavo vecchissimo questo modo di insegnare il cinema, poi anche dal punto di vista marxista lo trovavo, non per una questione, diciamo, politica, ma ideologica, insopportabile. E invece quell'inverno dell'85 arrivai con l'autobus sotto una Roma innevata, non so se vi ricordate questa famosa nevicata dell'85, e ci presentammo in 5 studenti. Lui fu contentissimo, ci fece i complimenti, salimmo, credo, in Aula Magna, non so, era lì una proiezione, e io per la prima volta vidi The Art of Memory di Vasulca, e diciamo compresi che Marco aveva portato questo insegnamento di cinema, dove naturalmente, giustamente, noi vedevamo gli Eisenstein, insomma, i classici del Dovzhenko, i classici della storia del cinema, qualcosa di completamente nuovo. E quindi da quel momento io, probabilmente anche grazie a Marco, quindi ho questo veramente ricordo di studente, ho cominciato a appassionarmi, già mi occupavo un po' di cinema sperimentale, ho scoperto appunto le arti elettroniche. Poi ovviamente i ricordi sono tanti, anche in veste di Marco come collega, insomma, veniva spesso per esempio alle rassegne che io ho fatto al Museo di Arte Contemporanea, e insomma, diciamo, abbiamo attraversato un po' tutti gli anni 80, 90, purtroppo non ci siamo mai frequentati abbastanza, non abbiamo mai fatto finalmente qualcosa insieme, anche se poi io invitavo lui ogni tanto alle cose mie, lui invitava me, ed è insomma, in qualche modo ci siamo sempre rincorsi. Infatti io sono qui anche per portare il saluto della direttrice dell'Accademia delle Belle Arti di Frosinone, dove io ho insegnato per 11 anni, perché Marco ha insegnato anche lì, anche a Frosinone, quindi veramente ci siamo sempre un po', diciamo, rincorsi tra convegni, università, accademie, e quindi ovviamente se facciamo parte di questa setta che oggi è molto più vasta, perché tutti oggi si occupano di videoarte, ma una volta eravamo pochi, diciamo quattro gatti, e insomma Marco mi ha introdotto in qualche modo a questa setta, e io gli sarò sempre ovviamente grato. Grazie Marco. Grazie a tutti. Allora scendiamo dal palco, perché è il momento della performance di Federica Altieri, regista e scrittrice, che invitiamo appunto a prendere il nostro posto.
Questo è il nostro omaggio a Marco. Io non, purtroppo non riesco a dire nemmeno una parola perché sono troppo emozionata e la mia parola è questa, insomma, è solamente questa performance, è questo nostro omaggio a lui. Maria Letizia Gorga ed Ermanno Baron. Un aspetto caratterizza l'immagine numerica a prevalenza di ogni altro. Quello di trovarsi in ogni caso oltre, assieme ai campi che abbraccia. Perciò le immagini numeriche coronano oggi tecnologia e scienza. E perciò meritano a buon diritto il titolo di ultra immagini. Con le parole di Corrado Maltese inizia l'ultima opera di Marco Maria Gazzano. Molteplicità e multidiversità. In quest'epoca che ha come tratto quello di essere costituzionalmente reticolare, aperta più che omogenea, più ricca di eresie che di ortodossie e divergenze più che di convergenze. Pensare in frammenti, perché frammentaria è la stessa realtà. Così diceva Adorno. Trovare la propria unità attraverso le fratture, non attraverso il loro appianamento. La discontinuità è sostanza, il cui oggetto è sempre un conflitto sospeso da una tregua. L'utopia si unisce alla coscienza della propria fallibilità e provvisorietà. Di qui la crisi innescata dalla rapidità del susseguirsi delle innovazioni tecnologiche, dalle lentezze ad adeguarsi della politica e del pubblico, dalle fughe in avanti dell'industria e dalle ricerche in profondità degli artisti. La seducente ambiguità dell'immagine, immagine riflessa e in movimento. Ovidio la chiama nel mito di Narciso con due parole distinte: onda e umbra. Onda e ombra. Specchio reciproco, una dell'altra. Crede che il corpo sia quello che è onda, nell'acqua soltanto. L'immagine è ombra.
emissione di elettroni concentrata nel monitor, dunque dentro e attraverso la struttura stessa dell'energia primordiale dell'universo. I televisionari si stavano accorgendo di quanto una possibilità tecnica potesse rivelarsi eminentemente politica, capace cioè di interferire positivamente, liberamente, democraticamente, dal basso, nel sistema dei media. Noi libereremo i media! Così disse Jane Youngblood. E questo era il programma politico dei video artisti, come quello di umanizzare la tecnologia in una società senza carta. Il principio del cinema è di andare verso la luce. Così dirigerla sulla nostra notte. Così diceva Jean-Luc Godard. Nessuna forma espressiva più del cinema ha scoperto e applicato la necessità espressiva delle matematiche euclidee e non euclidee e della fisica relativistica e no. Angoli, angolazioni, inquadrature, distanze focali, intervalli di tempo, misure dello spazio e temperature del colore, rilevazioni dell'intensità e dei timbri della voce, calcolo della prospettiva e principio di indeterminazione come modelli di figurazione, come narrazione. Punti e linee in movimento, fotoni e quanti di luce, algoritmi, codici, procedure, passaggi, onde di probabilità, particelle, modelli lineari, reticolari, intermodali dell'immagine e del suono, come della comunicazione, conoscenza, come progressiva approssimazione, dal multi all'inter. Abbandono del potere del centro, meccanica quantistica e neuroscienze come nuovi orizzonti. Un sogno geometricamente dimostrato. Video che avete visto era di Adriana Modei. Continuiamo adesso con i nostri interventi. Invito Giacomo Mazzone sul palco, Vincenzo Vita, Antonello Zanda. Purtroppo non c'è Antonio Medici, che si è improvvisamente ammalato. Giacomo Mazzone è segretario generale di Eurovisioni, Festival Internazionale di Cinema e Televisione, ed è responsabile delle relazioni istituzionali dell'Unione Europea di Radiodiffusione.
Grazie di avermi invitato stasera. Siamo tutti qui, credo, perché abbiamo tutti dei debiti verso Marco, debiti di riconoscenza, debiti di ammirazione, debiti di amicizia, e per, anche se siamo tutti un po' arrabbiati con lui che ci abbia lasciato in questa maniera senza nemmeno averlo potuto salutare, credo che sia un malessere comune a molti di noi. Conoscevo Marco da tanto tempo, qui sembra la gara a chi lo conoscesse da prima, non ero all'asilo con lui, però già a metà degli anni Ottanta, come ho sentito da altri, ci siamo incrociati nei nostri percorsi e lui fin dall'inizio è stato sempre partner, amico e nume tutelare di Eurovisioni, della manifestazione che facciamo ogni anno a Villa Medici. Ci avevamo conosciuti quando io e lui ci occupavamo di videoarte e lui ci arrivava dall'alto, come abbiamo sentito dalle discussioni, dalle presentazioni di molti che mi hanno preceduto. Io ci arrivavo dal basso, ci arrivavo dai videoclip musicali che cominciavano a muovere i primi passi, ci arrivavo dalla computer grafica che era veramente i primi vagiti. E poi questi due percorsi strani e diversi si sono fusi, perché in fondo alcune delle persone che venivano dalla sfera alta si mischiavano in quella bassa producendo dei videoclip, Laurie Anderson per dire, mentre altri partivano dal basso e andavano a fare videoarte o andavano a fare dei film, tutti quelli con la C maiuscola. E con figure intermedie e ibride che hanno caratterizzato questo mondo, fra cui Zbigniew Brzezinski, per esempio, con i suoi lavori mirabili. Una terra di mezzo, anche se oggi a Roma questo termine non si può più usare, purtroppo, ma no. Però, insomma, questo era nei fatti, perché eravamo in un'area che non apparteneva più né al territorio di provenienza e né ai territori conosciuti. Il lavoro di Marco consisteva sempre nel contraddirci, cioè a Eurovisioni noi portavamo avanti il lavoro di riflessione sulla televisione e lui sulla televisione progressiva, sulla televisione che cambiava. Abbiamo sentito RaiSat, abbiamo sentito il canale di Eutelsat di sperimentazione, e lui invece veniva e ci diceva no, bisogna portare il cinema, bisogna stare attenti sempre a quello che succede nel mondo della creazione, della videoarte. E quindi c'era questo scontro dialettico ogni anno fra me e lui, all'interno del comitato di cui anche Vincenzo fa parte, in cui sempre lui ci richiamava all'ordine. Poi piano piano lui ha portato per esempio Vasulca, noi rispondevamo con Brianino, e all'interno di questa dialettica c'erano degli incroci e degli fortuiti molto interessanti. Poi questa attenzione di massa si è affievolita, diciamo che c'è stato tutto un periodo in cui di grande fervore, in cui c'è una grande attenzione sui media, c'è una grande attenzione anche sul mainstream in televisione, la videoarte arrivava su Rai 1 con Immagina e su Rai 3 con Fuori Orario e così via, e poi tutto ciò a un certo punto si è affievolito e quindi ognuno di noi è tornato, non abbiamo smesso naturalmente né noi né Marco di lavorare in questa direzione, ma ognuno è tornato, soprattutto Marco, sull'università, ha cominciato a puntare molto sull'internazionalizzazione dei rapporti universitari, come abbiamo visto anche dal video che abbiamo scrutato prima. Un percorso parallelo che è durato per noi 35 anni e che poi si è interrotto brutalmente quando Marco ha deciso di lasciarci, o qualcuno ha deciso per lui che ci lasciasse, e purtroppo ha lasciato un vuoto in tutti noi. Ci mancherà questo contraddittorio che non potremo più fare se non idealmente, e cercheremo al meglio di portare avanti il rigore nella gentilezza, che era la cifra di Marco che tutti noi apprezziamo. Grazie. Vincenzo Vita, che è il presidente dell'AMON, dell'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. Sì, sono qui con una grande amarezza, perché
rivedere Marco parlare così brillantemente, ma con serietà analitica come faceva lui, mi ha molto preso. Nella vita ci sono i sentimenti, non solo la ragione. Marco è stato tra l'altro un grandissimo amico dell'archivio, credo che lo possa testimoniare Paola Scarnati, che è qui con noi, che ne è la fondatrice. Marco ha sempre collaborato con l'archivio, anche più recentemente in un bel gruppo di lavoro sul cinema politico, con Ermanno Taviani, Giovanni Spagnoletti, Iverise Perniola, la stessa Paola Scarnati, fino all'ultimo. Io posso solo testimoniare, conoscendo Marco, avendolo conosciuto anche negli anni precedenti, quando io mi occupavo di attività, diciamo, contigue, non mi permetto di essere, diciamo, alla stregua, dal punto di vista politico, avendolo conosciuto, ne ho sempre apprezzato tre caratteristiche. Intanto il grande rigore intellettuale, cosa che non è ovvia e scontata, perché voi sapete, voi professoresse e professori, che quando si indaga i confini tra la tradizione e il nuovo, a volte, insomma, non è così scontata la qualità, c'è anche qualche cialtroneria ogni tanto. Marco era di un rigore analitico e ha dato valore alle scienze di cui si è occupato, facendole diventare, dal punto di vista qualitativo, qualcosa di più che una pur brillante, ma a volte un po' anomala, diciamo così, deviazione dal percorso della ricerca mediale più antica. Un'altra caratteristica, accanto al rigore, è il profondo senso di umiltà che Marco emanava di sé. Marco non aveva, almeno io posso ricordarlo così, non aveva narcisismi, forme di esibizione, come avete visto parlava con molta tranquillità anche di cose serissime, ma senza esagerarne la portata, senza avere quel tono profetico che qualche volta accompagna le ricerche in questi campi molto innovativi. E infine Marco ha precorso tanti aspetti che oggi ci sembrano ovvi. Ricordo con lui, qui si è detto, tutto il tema dell'intermedialità. Adesso parlarne sembra del tutto scontato. Non lo era tanti anni fa, quando cominciava ad affiorare, come dire, tutta la grande stagione digitale, e di cui la videoarte poi è stato un pezzo enorme, e lo è, Marco aveva prefigurato tendenze che non erano affatto scontate, anche nella ricerca, nella teoria. Mi ha fatto piacere sentire, ricordare Marco da colleghe e colleghi con quella, diciamo, forma di affetto non del tutto ovvia, in mondi, come sappiamo, qualche volta competitivi e non sempre, diciamo, comunità. Fatemi però finire con ci tenevo a farlo, e grazie Stefania, con una commozione che mi è venuta e mi porterò dentro questa notte e penso anche domani. Quell'applauso che avete fatto a Marco all'inizio non era un applauso da prima al Teatro dell'Opera, era qualche cosa di molto bello, prolungata, perché Marco ci ha lasciato troppo presto. Quindi quell'applauso mi è sembrato un doveroso risarcimento verso un tempo che si è accanito, un destino che è stato crudele. Marco non doveva lasciarci, doveva continuare a dirci quelle cose bellissime, andare avanti nella ricerca. Ciao Marco, un abbraccio ad Adriana, che ho con discrezione seguito nei giorni terribili della malattia, e devo dirvi che grande dignità. Adriana, grazie ancora, perché ha accompagnato una parabola che la sorte aveva segnato, ma sempre con amore e con un rapporto bellissimo che, insomma, ci insegna tante cose. Grazie.
Grazie Vincenzo, sì, quell'applauso è stato proprio un modo di rimanere in contatto, quasi di toccare in qualche modo Marco. Antonello Zanda, è il direttore della Cineteca Sarda di Cagliari. Grazie, io grazie agli organizzatori, un mio ringraziamento personale ad Adriana che mi ha voluto qui per ricordare Marco e un ringraziamento ovviamente a Marco. Diversi anni fa, in uno degli incontri, ripetuti incontri che ebbi qui a Roma con Marco, un giorno gli racconto il lavoro che stiamo da anni facendo in Cineteca a Cagliari, un lavoro molto attento sul nastro magnetico, su tutti i nastri magnetici, su tutti i formati, un lavoro di restauro e di digitalizzazione molto attento. E lui su questa cosa restò molto incuriosito e da qui nacque l'interesse di Marco a venire a Cagliari al più presto. Quindi trovammo un espediente per farlo venire al più presto per visitare i nostri laboratori, fatti, devo dire, in casa, no? Con i nostri tecnici che sperimentavano tecniche di restauro e nuovi modi per riuscire a recuperare i nastri magnetici, sviluppando quelli che oggi sono dei laboratori molto avanzati. E quando lui è venuto aveva un grande interesse per le macchine, lui ha voluto vedere come funzionava il nostro lavoro di restauro, come funzionavano le macchine, cosa facevamo insomma per recuperare il nastro magnetico. In realtà poi i nostri ragionamenti si spostarono subito e hanno sviluppato altri percorsi. E uno in particolare mi preme sottolinearlo. Avevo letto su Kinema un suo breve intervento del 2000 sui beni culturali audiovisivi, in cui Marco sottolineava i grandi rischi legati al velocissimo degrado delle opere in video e in elettronica. Su questo lui aveva insistito molto, quando a Cagliari abbiamo ripetutamente parlato di questo, e dalla necessità prima di tutto di salvare e di conservare questo imponente, importante patrimonio audiovisivo, così rendiamo onore all'audio e alla visione, per poter promuovere e studiare ovviamente questi materiali in futuro in una prospettiva storica ed estetica. Ecco, questo è stato il nostro argomento principale a margine di un seminario sulla videoarte che abbiamo elaborato insieme a Cagliari in quattro parti. Le prime due le abbiamo fatte proprio 6 giorni prima del lockdown. Proprio in prossimità del lockdown, e lui vuole visitare i nostri laboratori. L'ultimo l'abbiamo fatto il 30 settembre e il 1 ottobre dell'anno scorso. Qualcuno ha ricordato che l'ultima lezione era stato l'11 e dopo ha finito di segnare. Io l'ho sentito poi nelle settimane successive direttamente dall'ospedale. Quando però a Cagliari gli ho raccontato che avevamo appena concluso nel 2020 un progetto promosso dal Ministero della Cultura peruviana che aveva stanziato dei fondi per recuperare il fondo di un videoartista peruviano, Juan Javier Salazar, e che noi eravamo stati individuati per fare il lavoro tecnico. C'erano arrivati da Lima 25 nastri Umatic completamente incollati, tutti, quasi tutti, e soprattutto completamente ammuffiti. Abbiamo fatto un lavoro di 5 mesi per recuperare questo lavoro. Però quando gli ho detto che il Ministero della Cultura peruviano aveva investito soldi per recuperare i lavori di un videoartista peruviano, lui mi manifestò allora tutta la sua profonda delusione invece per il silenzio, per la sordità delle nostre istituzioni italiane, per la totale miopia culturale su questo universo che Marco aveva studiato e cercato di far conoscere in tutta la sua complessità. E ci siamo lasciati a ottobre del 2021 con l'impegno di rivederci quest'anno, il 2022, per vedere un po' come il nostro archivio poteva contribuire a questo lavoro, appunto, di salvataggio e di, ovviamente,
naturalmente di salvataggio, conservazione e promozione di questo immenso patrimonio, facendo noi la nostra piccola parte, secondo un processo appunto che doveva partire secondo lui, ma anche secondo noi, dal un concetto esteso di cinema non più riducibile alla pellicola, secondo una linea, uno sguardo che aveva inaugurato l'idea di cinema espenso. Ecco, questo è stato il nostro ultimo ragionamento che si è fermato su quelle intenzioni, e io credo che se qualcosa noi possiamo fare in futuro, una delle tante cose che possiamo fare per ricordare nel migliore modo Marco, la sua amicizia e il suo impegno, è quello di darci da fare ed elaborare strategie politico-culturali per dare senso al lavoro di ricognizione e di cognizione fatto da Marco Maria Gazzano in 45 anni di lavoro. E questo ovviamente, secondo me, richiede l'impegno di tutti, gli autori, gli archivi, gli storici, i critici, le università, le istituzioni. Io credo che questo sia il modo migliore per ricordare Marco. Grazie Antonello Zanda, grazie a tutti voi. Ora è il momento della performance musicale di Giancarlo Schiaffini. Mm-hmm.
Ciao Marco. Grazie. Grazie Giancarlo, dobbiamo stringere un po' i tempi perché sono tanti gli amici che vogliono parlare di Marco, è il momento dei collegamenti, cioè Matteo Anastasi alla regia e possiamo partire con questi collegamenti, Zoom, sono anche queste audiovisioni, no? Con Marco abbiamo parlato spesso di una
estetica del post pandemia. Quindi collegamento in diretta Zoom, Federica Marangoni, artista e designer. La videoarte che ci ha unito, fatti incontrare, ma non sono qui per commemorare un amico, ma per celebrarlo, perché io mi illudo ancora che, siccome non lo vidi, non lo potei seguire durante la malattia, mi illudo sempre che se ritorno a Roma lui sia lì ad attendermi. Intento studiare, a ricercare con Adriana Vicino, a cercare tanto in quel mondo dell'immagine e movimento in cui abbiamo creduto entrambi coraggiosamente in anni molto lontani. Lo ricordo come un uomo tranquillo e gentile, come tutti hanno detto, un raffinato intellettuale. E in un mondo che dobbiamo ammettere è frenetico e superficiale, lui aveva una profondità, un approccio garbato, proponeva idee e progetti di una intensità incredibile per la videoarte che mi riguarda, ma per il cinema, per tutto. Dovremmo sempre noi tutti essergli grati per averci inserito e fatto partecipare. Sceglieva immagini di un lavoro video con una sicurezza e una qualità critica che facevano pensare. Voglio ricordare, ed è quello per cui sono stata felice di essere intervenuta, voglio ricordare lo spettacolare progetto La Torre della Pace, pensiero profondo, strategia dell'arte contro le strategie della violenza, dovrebbe venire riproposto oggi per la sua tragica attualità. Questa mi sembra un'importante idea per celebrare Marco. Che Roma riproponga in suo onore quel lavoro del 2001 di un grande visionario come lui fu, che coinvolgeva tutta la città e con quelle immagini che la prendevano, venivano dall'alto. Immagini e movimento in tutte quelle sedi la devono riprodurre, che riproporre, che quindi è Roma che offre questa memoria a Marco. Perché tutt'oggi è un progetto di rara spettacolarità e soprattutto preveggenza. Infatti la Torre della Pace oggi, con la guerra così vicina, sarebbe un'opera fantastica. Marco Maria Gazzano se n'è andato in silenzio, tragicamente, ma lascia quindi una traccia di pensiero luminoso che dobbiamo non solo ricordare, ma rilanciare nel mondo. Ti saluto, Marco. Grazie. Ci colleghiamo con Salvo Cuccia, regista, sceneggiatore. Approfitto per salutarlo perché è stato tante volte qui al Palladium ospite del nostro festival con le sue opere miste, borderline, sperimentali, molto interessante. Salvo, ci sei? Sì, Vito, buonasera a tutti. Grazie Adriana per avermi invitato, è una cosa molto forte e molto emozionante. Grazie Marco per essere stato un fratello maggiore. Grazie Marco perché mi hai fatto conoscere nell'84 Nanjun Paik a Teleconfronto, quando eravamo 30-40 persone che ti seguivamo, e mi hai fatto conoscere Paik, e da allora abbiamo cominciato un dialogo per tutti gli anni 80. E quando hai organizzato la mostra di installazione a Palazzo dell'Esposizione, ho avuto il piacere e l'onore di poter collaborare attraverso il centro di documentazione della regione siciliana a questo grande evento, e soprattutto avere la possibilità di conoscere personalmente Nanjun Paik. E poi cosa hai fatto, Marco? Mi hai messo in collegamento con Vittorio De Seta, un altro sperimentatore. Tu proponesti di fare una rassegna integrale a Palermo di Vittorio De Seta, perché era nato a Palermo ed era giusto che venisse rilanciato da Palermo. E anni dopo ho fatto questo documentario De Tour De Seta, proprio sempre seguendo questa linea di pensiero tuo. E De Tour De Seta piacque molto a Scorsese,
gli dedico un omaggio al Tribeca Festival e grazie al mio documentario, all'omaggio di De Seta e tutto, anche De Seta finì l'ultimo suo film, e tutto questo è una reazione a catena che hai provocato tu e che è una reazione grandissima, e perché avevi questo grande dono di mettere in comunicazione le persone e di fare sempre un passo indietro con molta umiltà e con riservo. Ecco, eri una persona riservata, molto riservata, un fratello maggiore molto riservato che mi ha dato molto e che ci ha dato molto. Grazie Marco. Grazie Salvo. Torna presto al Palladio con una delle tue opere interessanti. E adesso un altro amico di Roma 3, Valentino Catricalà. Valentino Catricalà è uno dei maggiori collaboratori di Marco Gazzano, studioso, critico d'arte, lo conoscete, è stato direttore artistico del Media Art Festival di Roma, adesso è curatore del Soda Gallery di Manchester. Ciao Valentino, se sei collegato. Ciao, io sono... Prima di tutto mi dispiace non essere in presenza, avervi salutato sarebbe stato veramente... veramente bello, ma sono molto emozionato perché non solo perché Gazzano, io purtroppo non ce la faccio a chiamarlo Marco anche dopo tanti anni, Gazzano è stato non solo una persona che ho conosciuto, ma è stato ovviamente per me, diciamo, colui che ha un po' strutturato il periodo mio di formazione, quindi io in questo caso parlo da allievo. E quindi in questo caso lo guardo come maestro in un certo senso. Molti di voi si ricorderanno il tempo passato dentro lo studio di Gazzano, le camminate, il tempo passato dentro i corridoi di Roma 3. Io li ricordo ancora con un'intensità molto forte. Ancora oggi, quando entro a Roma 3, mi ricordo perfettamente tutto quel tempo che ho passato. Sono stati 4 anni intensivi con lui, più il periodo precedente di formazione. Ricordo tutti i convegni che avete fatto vedere. E questo periodo di formazione ha fatto sì che io inglobassi in un certo senso una metodologia. Io quello che sto facendo oggi alla fine è ricalcato un pochino anche su ciò che è inglobato da ciò che ho visto fare quotidianamente da Gazzano. Io parlo proprio di una vera e propria metodologia che ho inglobato, no? Più di conoscenza, cioè conoscenza ovviamente, ma anche cioè un metodo poco convenzionale all'interno di un sistema universitario, in quanto lui, come abbiamo detto più volte, venendo dalla militanza politica e quindi anche dalla critica militante di Praxis e di alcune altre sue esperienze, ha sempre visto la ricerca come un'attività che dovesse andare anche sul territorio, nel senso quindi l'attivazione di libri e di pensiero, ma anche l'attivazione di mostre, convegni e attività molto più sul territorio. Ma anche l'importanza della memoria, è stato poco citato qui il suo archivio, l'archivio Kinema, no? Che raccoglieva con una sua forza articoli di giornali di tutti i tipi, libri, VHS. L'archivio Kinema è un grande lascito perché pensava fortemente all'importanza della memoria all'interno del percorso sia universitario ma anche appunto di quello più sul campo di curatore. Io sono adesso in un periodo, come alcuni di voi sanno, no, in una struttura universitaria anglosassone dove la questione del territorio è ai massimi livelli. Ormai le università anglosassone sono quasi più delle società che delle università, mi verrebbe da dire, dove conta più quanto, adesso sto esagerando, però quanto porti di promozione, budget, più che quanti libri hai scritto, mentre invece al contrario nelle università italiane molto spesso è il contrario. Io penso che Gazzano possa rappresentare oggi un insegnamento di un mondo di mezzo dove portare un po' di forza di quel pensiero che ancora possa avere una forza vera all'interno della società e soprattutto all'interno dei meccanismi sociali che strutturano queste società. Grazie, spero di vedervi presto anche. Vieni presto a trovarci a Roma 3.
Parlavamo dei collegamenti internazionali di Marco, soprattutto con l'America Latina, quindi ci dovrebbe essere in collegamento Felipe César Londoño, che è stato magnifico rettore della Università de Caldas de Manizales in Colombia, decano della Facoltà d'Arte e Disegno all'Università Jorge Daneo Lozano de Bogotà e direttore del Festival Internacional de la Imagen. Hola, un saludo muy especial. Desde Colombia enviamos a la familia Adriana, a todas y todos un saludo especial con Marco Gazzano. Recorrimos mucho de nuestra geografía. Marco nos acompañó en varios procesos académicos en Colombia como miembro del comité académico, como miembro del Comité Científico Internacional del Doctorado en Diseño y Creación en la Universidad de Caldas, y posteriormente inspiró el proyecto del diseño del Doctorado en Diseño, Arte y Ciencia que desarrollamos aquí ahora en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Marco nos acompañó en alrededor de 6 versiones del Festival Internacional de la Imagen. Fue profesor de varias generaciones, varias cohortes de estudiantes que dialogaron con él, que fueron beneficiarios del conocimiento de Marco Gazzano, que estuvo con ellos dándoles su conocimiento preciso y profundo en torno al tema del patrimonio biocultural, del emprendimiento creativo, temas que tienen que ver con la creación audiovisual contemporánea, que sin duda alguna Marco deja una impronta inmensa en nuestro territorio, en Colombia, un país que él adoraba, que él visitó en muchas ocasiones, que disfrutaba de su gastronomía, de las frutas, que disfrutaba sobre todo del diálogo con otros colegas colombianos, latinoamericanos y de otros lugares del mundo. Para nosotros fue un placer haber acogido a Marco y lo recordaremos siempre con admiración por su profundo conocimiento, por su admirable atención que le daba, digamos, a todos los procesos que llevamos a cabo en Colombia. Para nosotros siempre lo tendremos en nuestro recuerdo y precisamente nuestro Festival Internacional de la Imagen que desarrollaremos el próximo 17 de octubre, del 17 al 21 de octubre, será en su honor. Haremos en honor a Marco Gazzano esta edición de los 25 años del Festival Internacional de la Imagen en Colombia. Un saludo especial desde Bogotá para todas y todos. Grazie, grazie Felipe e anche auguri per il tuo festival. E continuiamo con Manuel Eduardo Valiente Quevedo, che è rappresentante della Universidad Autónoma del Estado de México, UAMEX in Italia, promotore dell'evento Detrás dell'Angolo Cinematografico Universitario. Dell'Angolo. Buonasera a tutti. Allora vi ringrazio per l'invito. Adriana, non so dove sta. Comunque, grazie di avermi invitato a dire due cose sul professore Gazzano, che per me è un onore. Ho conosciuto il professore Gazzano, se non mi sbaglio, nel 2019, per proporle una mostra di cinema assieme alla nostra università. E devo dire che subito, come già avete detto molti di voi, si è dimostrato molto gentile alla mano e anche sereno e molto entusiasta con questa mostra che abbiamo svolto per la pandemia soltanto virtualmente a dicembre del 2020 ed ebbe molto successo e avevo aspettato con sua moglie di poter organizzare la seconda edizione che si terrà adesso a dicembre all'interno del Palladium Film Festival. Che ringrazio anche per poter ospitare questa nostra iniziativa. Abbiamo aspettato fino all'ultimo e purtroppo niente, il professore che oggi stiamo onorando e che nuovamente ringrazio a sua moglie anche per tenermi aggiornato sulla sua condizione
e soprattutto in un momento così delicato e anche molto personale. E grazie ancora e buona serata. Grazie a te. È il momento degli studenti, degli allievi. C'è un contributo video di Edoardo Mariani, studente e anche regista, dovrebbe essere presente in sala. Cioè, ecco, fatti vedere, cioè, puoi lanciare tu il video. Grazie, grazie Edoardo. È bella, bella questa idea di un
quanti semi ha lanciato Marco. È bella questa idea di un angelo elettronico che in qualche modo aleggia su di noi. Adesso ci sono altri due, un altro studente, Michele Ferlito, che se non sbaglio ci leggerà dei messaggi di Robert Cahen e di altri. C'è? Ah, ecco, sei qua, bene. Messaggi, poi ce li dirai, di Robert Cahen, Michel Chion, che non hanno, credo, bisogno di presentazione. Caro Marco Maria Gazzano, mi manchi tremendamente, ci manchi. Mi piaceva chiamarti il principe della video e la cosa ti faceva sorridere. La tua eleganza naturale, il modo di esprimerti, possedevano una nobiltà autentica e riuscivi a trasmettere il tuo sapere e le tue conoscenze con una gioia reale, ponendo sempre le domande giuste. Il tuo impegno e le tue posizioni analitiche sul medium video restano imprescindibili e necessarie, come l'insegnamento che hai praticato senza risparmiarti. Hai sempre incontrato gli artisti, i piccoli e i grandi, i giovani e i vecchi, offrendo loro sostegno e critiche. Io sono stato uno di loro e tu hai sostenuto e incoraggiato tante volte. Ne sono uscito trasformato. Questa giornata di omaggio in tuo onore dimostra lo spessore di questo lavoro e l'importanza delle tue ricerche. Abbiamo viaggiato e condiviso momenti intensi di amicizia, da Urbino a Locarno, da Marsiglia a Berlino, da Roma a Manizales, in Colombia. Il grande viaggio, il tuo grande viaggio che hai iniziato troppo presto, ci unisce ancora di più. Resterò sempre vicino al tuo pensiero e a ciò che di te conservo in me, all'amicizia, Robert Cahen. Caro Marco, non ci vedevamo da molto tempo, ma il ricordo che conservo di te è incancellabile, quello di un uomo semplice, rigoroso e amichevole allo stesso tempo, autentico, devoto all'arte e alla bellezza. Grazie al tuo appoggio e all'aiuto del nostro amico comune, Robert Cahen, avevo potuto mostrare e creare la mia Messe de Terre, Messa di Terra, nel 1996 a Locarno, un'opera sulla quale lavoravo da 5 anni e che avevi apprezzato. Quella sera del 29 agosto 1996, nella quale mi sono sentito trascinato dalla tua fiducia e da quella degli animatori della Video Art Festival, è uno dei ricordi più belli della mia vita. Ci siamo visti solo qualche giorno, in realtà, ma non ho mai dimenticato i nostri incontri. Penso a tutti coloro che hai sostenuto allo stesso modo e ai tuoi parenti, soprattutto ad Adriana. Condivido il loro dolore e insieme a mia moglie Anne-Marie, anche lei molto felice di averti conosciuto, ci uniamo nel pensiero da Parigi all'omaggio che ti viene reso. Michel Chion. Grazie professore. Erano due messaggi di un grande artista e di un grande teorico. Ci sono altre due messaggi, chiamerei l'attrice Gaia Riposati a leggerli. Sono messaggi di Luca Maria Patella, artista, fotografo, regista, poeta, e Marc Mercier, artista, curatore e direttore artistico del festival Les Instants Vidéo. Mentre apro il testo, un minuto per il mio ricordo. Ho incontrato, meno di un minuto, state tranquilli, ho incontrato Marco tante volte nella mia vita. L'ho incontrato come ponte, come Stargate,
come artefice dell'incontro con l'altro, con l'arte e con le vie dell'arte e i linguaggi dell'arte, anche con Luca Maria Patella, anche con Mario Sasso che è qui. E ora le parole di Luca e Rosa. Questa è un'email per Adriana. Oggetto: quattro soggetti per Marco. Sì, amo Luca e Rosa, Pat e Ella. E ricordiamo Marco, Maria, Gazzano e Adriana. Adriana, amo te. Grandi nostri amici. Sono chi? Io? No, loro sono in quattro. Adriana, Marco Maria, Rosa, Luca, Maria. E inviamo ancora un saluto totale a Marco Maria Gazzano, firmato Luca e Rosa. Io sono, io suono e sento il suono del sono. No, in realtà noi siamo. Rosa, sì, Luca, per Marco Maria Gazzano. Da parte di Rosa Foschi e Luca Maria Patella. Per Marco Gazzano. E ora ci immergiamo in questo messaggio acronimo. Arco, Marco, corpo cosmico di questo martedì 7 giugno, terribile, alba. A, arte, video, arte, vibrazione soli nella tua testa. Rivoluzione della sensibilità estrema, caro amico, delle immagini indomite, oratore di pensieri ricercativi e delicati, marinaio di onde elettroniche. Aiutami a staccarmi dalla mia tristezza, ravviva la mia gioia di navigare verso l'ignoto. Invitiamo alle nostre derive poetiche tutti gli artisti che abbiamo amato. Gianni Toti, ti unirai a lui, abbraccialo per me, per te, per noi. Zampillare insieme in un cosmo infinito, zufolamento delle nostre utopie insoddisfatte, andremo a coltivare tutti i giardini della libera immaginazione. Non temere, Marco, non ti dimenticheremo. Mai. Oggi, come in passato, siete un faro di intelligenza sensibile e amicizia. Marc Mercier, Marseille, 4 ottobre 2022. Ancora, abbassate pure le luci su di me, ancora 30 secondi veri per perderci nelle parole di Marco. Avrete visto forse, avrete visto che ho posato il suo kinema qui accanto a me per essere fra le sue parole, e ho fatto per giocare ancora con lui a perdermi nelle vie delle sue parole questo attraversamento di Via Bianca
attraverso una sua pagina. Un'immagine pensata per mezzo delle tecniche, le videoinstallazioni, stabilendo relazioni per l'occasione e oggetti, evocazioni culturali diverse, e si sposta. Ambiente che comprende la pittura e dal cinema, videografia degli spazi e dei media. Approda fra media e media della vita. Perdiamoci così fra le sue parole. Grazie Marco. Grazie Adriana. Marco. Ciao a tutti, questo è un nostro breve intervento per ricordare un caro amico. All'inizio degli anni 90 arrivò a Urbino Marco Maria Cazzano e insegnava all'università, e in quegli anni noi eravamo giovani e non avevamo ancora ben chiaro cosa fare della nostra vita, e Marco organizzava delle serate con delle videoproiezioni e noi, che eravamo e siamo abbastanza curiosi, abbiamo cominciato a parteciparvi e abbiamo scoperto in un certo senso la videoarte, e abbiamo scoperto i pionieri della videoarte, perché Marco proiettava opere di Nam June Paik, Stein e Buti Vasulka, e poi Viola, Robert Cahen, e poi anche i più giovani come Hermelin de Lezo, Francisco Ruiz de Infante. E quei lavori ci colpirono molto e ci sorprese vedere come noi, che ancora le ignoravamo, avevamo già cominciato a lavorare su quelle corde. Sembra quasi uno strumento, e lavoravamo già sui ralenti, sulle sovrimpressioni, sull'elemento dell'acqua, e lo facevamo sperimentando con quello, col linguaggio che conoscevamo, che era quello del cinema d'animazione. È nata un'amicizia che ci invogliò ad aprire il nostro studio e a realizzare il primo nostro vero lavoro di coppia, diciamo. Questo video che ne uscì era Urbino Memoriale, un video realizzato con le tecniche del cinema d'animazione, e venne selezionato al Festival di Locarno nel 1996. E in quell'anno Marco Maria Cazzano era il direttore artistico del festival, e con questo primo lavoro vincemmo quel festival, il primo premio, e questo decretò proprio l'inizio di un'amicizia, di un rapporto anche intellettuale. Marco Maria Cazzano è stato una persona fondamentale nel periodo in cui io e Stefano abbiamo cominciato a lavorare insieme, ma direi anche fondamentale nella vita. Sono stati anni molto importanti per noi, che vivevamo a Urbino, e in quegli anni appunto abbiamo avuto modo di conoscere in questa piccola città abbastanza isolata un mondo molto più ampio
rappresentato, che ci portava persone come, come Marco Gazzano o i suoi amici, insomma, persone che conoscevano, che si conoscevano, che erano amici anche fra loro. Penso a Robert Cain, Sandra Lischi, Gianni Totti, tutte persone veramente eccezionali, di cui noi forse non abbiamo subito percepito l'importanza, però comunque hanno cambiato la nostra vita e modo di pensare anche. Erano persone che forse oggi è più difficile incontrare. Sandra Lischi, con cui siamo anche amici, ha scritto su Gazzano, chiaramente il giorno del suo funerale, che era una persona di altri tempi, molto educata, pacata, infatti aveva, sembrava appartenere non a questa epoca, e aveva un aspetto molto serio, molto serioso, e quindi che gli conferiva anche una certa autorevolezza, e certo anche data dalla sua profonda conoscenza della materia, ma poi conoscendolo bene era anche molto dolce, una persona che noi ricordiamo con grande affetto, molto curiosa anche di conoscere gli altri. E il lavoro anche che altre persone facevano nel campo del video, che per lui era un settore dove lui si sentiva un pioniere, dove lui era un pioniere, perché in Italia c'era arrivato probabilmente fra i primi, prima di tutti, e quindi rivendicava anche questa sua questo suo interesse, che andava anche proteggendo. Cioè lui, il video infatti da lì a poco sarebbe esploso come mezzo di comunicazione di massa, e lui orgogliosamente anche aveva dei materiali di cui era molto geloso, che non so, che gestiva lui, non li prestava, perché si sentiva responsabile anche della divulgazione di questo materiale, che andava presentato in un certo modo. In effetti il video è un mezzo che poi forse tra tutte le arti è quello che è più soggetto a essere frainteso, a essere corrotto, a essere volgarizzato. Quindi ho questa idea io di Marco come una persona che volesse impedire tutto questo, che stesse molto attento a come, alle parole che si usavano per definire una corrente artistica piuttosto che un artista, i significati di un'opera. Infatti ricordo che durante le sue lezioni si registrava anche, e penso proprio perché per migliorarsi, era anche una persona che cercava sempre di migliorare quello che andava divulgando, andava insegnando, e penso avesse anche capito che
che a volte mentre tu spieghi una cosa, mentre tu insegni una cosa, non è solo un fatto di ripetizione di nozioni, ma è proprio nell'uso del linguaggio, delle parole, della spiegazione che possono esserci momenti, possono nascere dei momenti di intuizione, per esempio, di chiarimento dovuto anche all'attenzione del pubblico, alla qualità del pubblico che uno ha davanti. E quindi credo che Marco stesse anche attento a questo. Un pubblico attento e affezionato, come dimostra anche questa giornata. Siamo sul palco Cristian Uve e Leonardo De Franceschi, che sono dei docenti di Roma 3, quindi dei colleghi e amici di Marco. Grazie. Allora, rapidamente io leggo alcuni tratti, alcuni stralci di un suo testo a proposito del rapporto tra alto e basso che prima si evocava, a proposito di Marco che guardava avanti, a proposito anche di ironia. E è un testo che si intitola La favola di Tron e l'elettronica nel cinema, pubblicato in Praxis, prima veniva citato, nel giugno dell'83, quindi a ridosso dell'uscita del film, successivamente poi ripubblicato da Marco in Kinema. E cito appunto direttamente, un testo particolarmente interessante, scusate, un film particolarmente interessante perché tentava di cogliere nel pieno del suo farsi i tratti peculiari di quella rivoluzione digitale nel cinema, soprattutto in questo caso quello popolare, di cui, qui aggiungo io, ancora oggi osserviamo nel bene e nel male gli esiti. E qui aggiungo ancora io un testo, quello che scriveva Marco, che in piena sintonia con il modo di vedere l'arte e il mondo da parte di Marco, si poneva inevitabilmente anche in una prospettiva appunto politica. E qui torno alle sue parole. Tron, della Walt Disney Production, probabilmente rimarrà nella storia del cinema come il primo film che ha in alcune sue parti interamente sostituito la struttura tradizionale dell'immagine cinematografica, chimica, analogica, con l'immagine di nuovo tipo, elettronica, digitale. Può sembrare paradossale, non lo è tuttavia nelle regole del mercato capitalistico delle immagini, ma nel momento stesso in cui la tecnologia realizza il sogno millenario dell'arte, l'astrazione pura, la creazione di immagini svincolate completamente dalla realtà fenomenica, l'industria delle multinazionali punta sul realismo. E qui Marco Gazzano coglieva l'occasione per proporre alcune considerazioni, a tratti direi appunto profetiche, riguardanti il cuore di quella rivoluzione digitale allora pienamente in atto nel cinema e più in generale nel mondo dell'audiovisivo, che, scriveva Marco, punta esplicitamente ad obiettivi quanto mai ambiziosi, è la figura umana che interessa. Le applicazioni su questa via sono in effetti notevoli. Pensate a Pertini, simbolo insostituibile dell'unità nazionale e dell'autentico spirito del popolo, la cui immagine in alta definizione, mentre arringa i giovani o piange a un funerale di Stato, ci sarà proposta, opportunamente sintetizzata a mezzo TV, a dispetto della sua, purtroppo inevitabile ma poco politicamente opportuna e magari a noi occultata di partita fisica. Oggi c'è seriamente da temere che alle possibilità insite nell'era della producibilità elettronica delle immagini non si arriverà facilmente se non alla condizione classica, ma forse non imminente, di una rivoluzione politica. A questo proposito, tornando a Tron, il suo soggetto non è originale, ma neppure banale. Evoca un mondo ridotto a villaggio, senza più destra né sinistra. De Mita ha copiato Walt Disney? Dominato dai computer e dai creativi che li costruiscono e li distruggono. I fratelli Grimm e Re Artù sono morti definitivamente anche per la Walt Disney, portandosi dietro tutte le complicazioni emotive del vecchio continente. Tron è una fiaba senza fantasia, ma vive interamente del nuovo immaginario statunitense. Tron non è piaciuto né alla critica né al pubblico, perché, come insegnano Lucas e Spielberg, anche nella favola elettronica occorre un pizzico di fantasia e magari di ironia. Grazie Marco. Anche
grazie, cercherò di essere assolutamente breve e anzi mi autospoilerò subito e vado subito alle conclusioni, cioè dall'esprimere l'auspicio che tutte e tutti noi si riesca a tenere viva e operante l'eredità di Marco dal punto di vista del pensiero teorico e analitico. Qui mi rivolgo evidentemente anzitutto alle compagni di strada che tante energie hanno dedicato insieme a lui allo studio delle arti elettroniche, diciamo audiovisive, ma guardo anche in casa mia, penso al DAMS, augurandomi che noi si riesca a portare avanti il suo lavoro, anzitutto tenendo vivi i suoi corsi. E poi, perché no, dando la possibilità a qualcuno o a qualcuna che si è formato con Marco di prendere in carico questi insegnamenti, raccogliendone idealmente il testimone. Voglio poi rapidamente evocare due momenti di interscambio a cui tengo molto tra me e Marco. Il primo è il più recente, legato alla partecipazione di Marco al convegno di Roma 3, Migrazioni, Cittadinanza e Inclusività, nel maggio del 21, curato da me insieme a Ivelisse Perniola. Marco, in quella che sarebbe stata purtroppo l'ultima relazione in uno dei convegni della nostra serie, ci ha suggerito di riscoprire il Moby Dick di Carlo Quartucci del 73, un lavoro in 5 puntate per la RAI nel quale Quartucci portava per la prima volta nella televisione italiana, accanto a un attore come Franco Parenti, lo cito, presenze extra-occidentali, esterne all'eurocentrismo certamente, ma anche al mondo occidentale, di cui è importante per Quartucci mettere in evidenza l'identità profonda, che si esprime attraverso uno sguardo silente, altero, anche ironico nei confronti della follia dell'Occidente. L'altro momento è associato alla scrittura di una recensione per la nostra rivista Imago, scritta da Marco su mia richiesta, alla prima monografia dedicata a Theo Scetu, The Body Electric, a cura di Ariane Bain, dello stesso Theo, uscita a Berlino nel 2017. Anche in quel caso Marco ha saputo restituire il valore della ricerca espressiva di Scetu, capace di declinare in prima persona la riflessione postcoloniale sui rapporti Italia-Etiopia, ma anche quelle che Marco chiamava interrogazioni sulla rappresentazione. Da cui sono nati video, videosculture, installazioni destinati a grandi vetrine internazionali come la Biennale di Venezia, Documenta Kassel e lo Smithsonian di Washington. Io credo che sia davvero importante portare avanti questa linea di politica degli autrici e degli autori di Marco, sempre molto attenta alla dimensione della pluralità culturale. E mi è dispiaciuto, lo dico senza enfasi, velocemente, per inciso, non vedere nessun'opera di Theo Scetu riproposta alla bellissima mostra antologica con retrospettiva Il video rende felici. Vado velocemente verso le conclusioni. Marco non ha scritto molto di dinamiche e produzioni artistiche associate alla sfera della transculturalità, ma quando l'ha fatto ha espresso una sensibilità non comune. Nel saggio, penso per esempio al saggio Metodi multimediali per una formazione pluriculturale, in cui parlava della necessità di un'educazione pluriculturale, intesa come, lo cito, educazione alla percezione della complessità, il cui obiettivo primario vedeva non tanto, lo cito ancora, nell'accostare le culture le une alle altre, ciò che al massimo crea tolleranza tra i gruppi, quanto quello di mettere in condizione le culture, gli individui appartenenti alle singole unità culturali, di estendersi reciprocamente, di intrecciarsi, senza perdere d'identità e senza omologarsi nella cultura del gruppo maggioritario o in una generica cultura sovranazionale. Solo così ci si salva dal razzismo. In un altro intervento, più volte ripubblicato negli ultimi anni, Marco insisteva sul concetto di biodiversità artistica. Diversità è, scriveva, la parola chiave. Viva Marco, allora. E viva una sfera delle arti elettroniche sempre più aperta e inclusiva, in grado di integrare sul piano tanto delle pratiche quanto delle riflessioni, figure che anche per il loro background culturale plurale possono restituirci uno sguardo non conforme sulla società italiana e sul mondo. Grazie. Grazie Leonardo, purtroppo i tempi sono molto stretti, io mi limito soltanto a sottolineare un problema che a Marco stava particolarmente a cuore, che era l'educazione alle arti e ai media audiovisivi nella scuola.
E a questo ha dedicato tutta la premessa del suo ultimo libro, Comporre audiovisioni, da cui abbiamo mediato anche il titolo della serata. E mi limito a leggere soltanto l'inizio. Occorre affidare alla scuola il compito di trasmettere, oltre alla capacità di usare una tastiera e un mouse, anche la capacità di comprendere come lo sviluppo della tecnologia influisce sul modo di pensare, di lavorare, sulla politica, sulla società. Occorre spostare l'accento dal mezzo, un computer in ogni classe per ogni persona, al fine. Imparare a cooperare, imparare a essere cittadini responsabili, quindi spostare l'accento dal mezzo al fine, favorendo un uso interattivo e partecipativo, attivo e consapevole, basato sull'utilizzo abituale e quotidiano dei mezzi e delle modalità operative e comunicative tecnologiche avanzate. Ci fermiamo. Adesso abbiamo la performance di Giovanni Fontana, poeta, architetto e performer del collettivo artistico Hermes Intermedia. Buonasera. Ci siamo trovati tutti d'accordo nel sottolineare la professionalità, la competenza, l'intelligenza, la capacità organizzativa e operativa di Marco. Ma io vorrei aggiungere anche la sua capacità di essere visionario, la sua visionarietà. E diciamo che proprio sotto il segno della visionarietà io sono stato coinvolto molte volte da Marco, che è stato per me un amico e anche un maestro per molti aspetti. Marco mi ha coinvolto in convegni, mi ha coinvolto in scritture, e ha dedicato al nostro gruppo Hermes Intermedia, di cui ho fatto parte con Antonio Poce, Valerio Murat e Giampiero Genimini, Marco ha dedicato addirittura un libro intero al nostro lavoro. E in particolare si è occupato anche del mio lavoro sonoro e del mio lavoro video sonoro, del mio lavoro video poematico. Ha scritto un bel testo introduttivo per un'edizione in chiave USB di un lavoro che si chiama Poema Bonotto. Poema Bonotto è legato alla Fondazione Bonotto, che è una fondazione che raccoglie una grandissima quantità di opere fluxus, di opere di poesia visiva, di opere di poesia sonora e di poesia concreta, che sono collegate ad una fabbrica tessile. Una fabbrica tessile che sulle pareti, quindi a contatto con gli operai che lavorano, a queste opere d'arte. Quindi una fondazione che è un archivio e una collezione di opere che sono proprio poste a contatto con chi opera all'interno di questa fabbrica. Il poema Bonotto si lega al ritmo delle macchine ed è tutto girato guardando alle macchine. E c'è anche un testo che è generato in un certo senso dalle stesse macchine che suggeriscono un linguaggio. E io questa sera voglio leggervi questo testo che piaceva tantissimo a Marco, però prima di leggere
voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno dato la possibilità questa sera di ricordare Marco, e in particolare un grazie affettuoso e un abbraccio a Adriana. Trame, 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 tessere, 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 trame, 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 tesse in tesse, 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 rare tessiture, 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 vola la spola, 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 rare tessiture, rare tessiture, rare tessiture, rare tessiture, rare tessiture, tesse in tesse, 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 arabeschi ricama, 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 trame, 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 rare tessiture, 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 vola la spola, 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 rare tessiture, rare tessiture, rare tessiture, rare tessiture, chi trama, chi tesse, chi griffa, chi graffa, chi slaccia, chi allaccia, chi traccia, chi taglia, chi intreccia, chi lega, chi slega, chi borda, chi disfa, chi sborda, chi sgancia, chi aggancia, arabeschi, ricama, arabeschi, ricama, arabeschi, ricama, arabeschi, ricama, chi acconcia, chi sfrangia, chi arrangia, chi lascia, chi fascia, chi canta, chi orchestra, chi trama, chi tesse, chi griffa, chi graffa, chi slaccia, chi allaccia, chi traccia, chi taglia, chi teglia, chi raglia, chi strizza, chi spizza, chi stizza, chi sborda, chi sgancia, chi aggancia, chi acconcia, chi sfrangia, chi arrangia, chi fascia, chi lascia, chi canta in orchestra, arabeschi, ricama. Arabeschi, ricama, arabeschi, ricama, rare tessiture, rare tessiture, rare tessiture, rare tessiture, rare tessiture, rare tessiture, tesse in tesse, 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 allaccia per fili, per licci, per giri, per ricci, per maglie in occhielli, che aprono il passo, che bloccano i fili di trame d'ordito, s'arrotola il filo sull'aspo, la tela, la trama per garza di camo, per aghi, per aghi, per aghi, per aghi, sul subbio, per raso, per caso, picchè, sul filato ritorto di passo per passo, in orbace, in organza, passina, navetta, spoletta di mussola in felpa. Rare tessiture, per licci, per fili, per giri di ricci, 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 tesse in tesse, 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 tesse. Grazie.
Grazie. Ci sarebbero anche altri messaggi, video, ma dobbiamo andare un po' verso le conclusioni, anche per proprio arrivare a un saluto finale a Marco. Chiamerei Rosario Galli, altri amici del Palladium e di Roma 3. Rosario Galli, scrittore, regista, Claudia Muratori, disegnatrice, autrice di corti di animazione d'autore, Lino Strangis, dove siete? State arrivando? Dove sono? Chi c'è? Eccoli, eccoli. Nicola Sani. C'è Nicola? Ecco Nicola, ciao. Nicola Sani, compositore, manager culturale, giornalista, lo conosciamo. Mario Sasso è stato evocato. È in sala Mario? Bene, Mario Sasso, anche lui frequentatore di questa sala e di tanti convegni di Marco Gazzano. E poi dovrebbe esserci Alessandro Cipriani, compositore del collettivo Ensemble di musica elettroacustica Edison Studio. Ciao Lino. Bene, chi comincia di voi? Se Rosario okay. Non c'è, allora Claudia Muratori. Buonasera. Senta. Si dovrebbe essere acceso. Innanzitutto vi ringrazio per avermi invitato, perché mi è veramente molto dispiaciuto non aver potuto salutarlo. E stasera ho avuto vari momenti molto emozionanti ad ascoltarvi a tutti, e quindi arrivare un po' alla fine è altrettanto, cioè si condensa tutto. Io posso dire poche cose. Ho avuto la fortuna di conoscere Gazzano nel 1996, quando avevo 23 anni, all'esordio della sua divulgazione fatta con così tanta passione, perché aveva creato delle situazioni per cui andavi a delle serate all'interno dell'università, erano libere e aperte, e dove si creavano delle unioni tra università, Accademia di Belle Arti di Urbino, scuole medie superiori, per cui tutti partecipavano liberamente. E già dalla prima situazione che si era creata, una cosa veramente nuova, il titolo La musica degli occhi era un titolo che racchiudeva in sé l'essenza anche di tutto del lavoro appunto di Gazzano. A me personalmente mi aveva profondamente colpito questa modalità sua di essere distinto, sì, è certamente molto educato, colto, ma anche molto diretto a tu per tu, perché comunque lui ti veniva a domandare, a chiedere, voleva sapere, ti spronava. Quando parlava aveva questa modalità di catalizzare la tua attenzione, di assorbirti come la televisione, e ti faceva entrare nel suo mondo, nel suo universo, ed era qualcosa di unico, insomma un effetto, è stato un effetto grosso che ha lasciato un'impronta forte a me e anche ad altre persone. Un'avanguardia, ti ha fatto vivere un'avanguardia in una versione mini attraverso le sue parole, ma questo è quello che mi è rimasto. Grazie anche per la brevità. Lino, tu hai insegnato tanto tempo a Dams. Sì, non è facile per me, perché ci sono così tante cose che ho in mente del professore, che non era facile scegliere. Intanto voglio ringraziare Adriana per avermi dato la possibilità, ecco, di salutarlo, perché dopo molti anni in cui abbiamo collaborato poi non lo vedevo da un po', e avrei voluto rincontrarlo, e invece purtroppo non abbiamo avuto l'occasione. E allora quando Adriana mi ha chiamato, mi ha chiesto se avevo qualcosa che volessi dire, prima ancora di sapere cosa, ho detto sì, sicuramente voglio celebrarlo a mio modo. Secondo me, al di là di tutto quello che è stato detto, e sicuramente tante altre cose andavano dette, perché c'era una
tale quantità e una tale intensità del suo lavoro teorico che davvero potremo e spero che staremo ancora qui per molto tempo ad elaborare a nostro modo quello che ci ha lasciato. Però diciamo anche per brevità, quello che io ricordo con più affetto era il suo riuscire ad essere contemporaneamente il professore, molto serio, rigoroso, con un aplomb, dal mio punto di vista, anche insomma in non pochi anni, a dir poco, perfetta. Cioè mai io ricordo un momento di sbavatura o di sfumatura in quelli che erano molto chiaramente, molto rigorosamente i diversi ruoli che lui incarnava. E per finire voglio ricordare come io l'ho conosciuto, diciamo in modo, se vogliamo, alto, perché io studiavo alla Sapienza e mi appassionai della videoarte come possibilità, ecco, di comporre audiovisioni, perché ero musicista e pittore, e tramite la videoarte compresi che c'era una possibilità di unire queste due cose. Studiavo con la Simonetta Lux, facevo la tesi con la Simonetta Lux, noi in Sapienza avevamo anche la Silvia Bordini e quindi avevamo una sufficiente quantità di teorici della videoarte. Eppure la Simonetta Lux, voglio dire, ordinario della Sapienza, mi disse: senti, se tu vuoi veramente parlare di videoarte con un teorico importante e con lui approfondire veramente fino in fondo una serie di cose, devi andare a Roma 3, devi andare a incontrare Marco Maria Gazzano. In effetti ebbi modo di leggere non il libro con Predovisioni, ma un vecchio saggio che figurava sulla raccolta di Balzolo e Monteverdi, che si intitolava nella stessa maniera, e lì riscontrai che per me era vero effettivamente quella intensità e quella tale capacità di argomentare non la trovavo facilmente in altri. Qualche mese dopo successe una cosa ancora più curiosa che mi portò direttamente da lui, e cioè Robert Cahen, grande amico del professore che io avevo avuto modo di conoscere, mi disse esattamente la stessa cosa. Tu sei un giovane artista, vuoi parlare di videoarte con qualcuno che veramente sa? C'è Sandra Lischi, che è anche qui, ma se sei a Roma devi andare a Roma 3 e parlare con Marco Maria Gazzano. Così feci, da lì è nata una lunga collaborazione, l'abbiamo invitato a partecipare a tante nostre iniziative, perché abbiamo anche un'associazione culturale. Lui mi ha dato modo di iniziare ad insegnare, come tutt'oggi faccio in Accademia di Belle Arti. Ma per chiudere vorrei ricordare quelle volte in cui, pur mantenendo tutta la sua aplomb, accettava di venire nei luoghi più incredibili a parlare di Nanjun Paik, compresi i centri sociali o i club più assurdi. Per esempio, io ho consegnato una vecchia intervista che facemmo con lui alla Locanda Atlantide, che è famosa come uno dei locali più underground di tutta Roma, e lui, come dire, con tutta la sua aplomb, con la borsa, con il suo fare di altri tempi, veniva fino ai club notturni. A volte succedevano cose curiose, c'era qualcuno che se ne usciva dicendogli: ah Marco, che ma sta videoarte ammazza figa, e lui, che magari con noi che lo seguivamo più seriamente aveva un modo di comportarsi molto preciso, invece lì diventava apertissimo e rispondeva con grande semplicità a queste, come dire, a questo interesse assolutamente difficile da gestire. E lui però rimaneva sia il professore che quella persona molto disponibile che parlava con tutti e che veramente era, mi viene da dire, un grande amico anche, diciamo, del popolo. Cioè andava appunto a fare la spesa e le persone si affezionavano a lui per come era cortese e gentile nel farlo. E questo penso che sia, oltre alla grande mole teorica, un altro esempio di quelli che spero che noi, come divulgatori, come docenti, come artisti, continueremo a portare avanti, che lui sicuramente ci ha lasciato una grandissima testimonianza. Grazie professore. Grazie, grazie Lino. Nicola, io mi permetto anche di dedicare un pensiero alla memoria di Massimo Sani, certo, un cineasta impegnato che chissà Marco la conoscesse o ma certo, avessi incontrato. Erano molto amici con papà e penso che papà sarebbe, si unisce, e forse molto più vicino adesso a Marco. E certo, è proprio un mondo che si è
che si ritrovava e che ha dato degli importantissimi contributi, papà per tanti aspetti naturalmente. Marco, della nostra generazione, è stato la figura più innovativa sul piano della creazione di questo territorio intermediale, di cui lui è stato profondo, di cui era profondissimo conoscitore, di cui è stato interprete in maniera straordinaria, come creatore di un percorso, di un territorio in cui l'intermedialità trovava una potenza, una valenza di progresso linguistico, di progresso come linguaggio. Questo è stato un significato enorme del contributo che ha dato Marco Gazzano alla crescita della consapevolezza di un linguaggio intermediale di oggi. Quando Mario Sasso, con cui abbiamo realizzato insieme tantissimi lavori e per molto tempo lo siamo ancora, una coppia di fatto praticamente nell'arte, nel senso che abbiamo creato tante cose insieme, tante creazioni insieme con Mario, noi trovavamo nel nostro lavoro una rispondenza estetica di quel territorio di cui parlavo prima in Marco, che era perfettamente in grado di proiettare e riverberare il lavoro che facevamo in un contesto di costruzione veramente internazionale di un linguaggio intermediale. Per questo è importante, è stata ed è molto significativa la presenza di tanti musicisti qui questa sera: Luigi Cinque, Giancarlo Schiaffini, altri che sono intervenuti, Cipriani, che non so se sia presente o no, ma insomma danno l'idea di quella profonda conoscenza anche del rapporto con il suono, con la musica, che aveva Marco. Negli anni in cui ero presidente della Fondazione Scelsi, Marco era sempre con noi, cioè era interprete di quel senso chegiano del rapporto intermediale del suono, del rapporto tra il suono e il segno, che ha portato poi nella videoarte il senso del linguaggio delle arti elettroniche, perché il rapporto di Marco con l'intermedialità non era legato esclusivamente alla videoarte, anzi era legato a quella pluralità di linguaggi che trovava nelle arti elettroniche una sintesi molto nuova, e di quella novità, che è stato un segno, diciamo, di tutto un percorso di linguaggi diversi del XX secolo, Marco era perfettamente consapevole e profondo conoscitore, profondo interprete. Per quello il suo insegnamento, il suo tracciato, il suo percorso è stato veramente un percorso innovativo e profondamente internazionale, in un'Italia che per tanti aspetti non lo è invece stato. Lui, da un certo punto di vista, è stato qualcuno che ha guardato avanti e ha aperto delle strade che ora è molto importante proseguire in quel tracciato, quindi non un fatto di segmentazione, ma anzi di interrelazione, ed in quell'interrelazione portare avanti un segno anche di, come possiamo dire, critica, di organizzazione di una serie di contributi che lui ha saputo straordinariamente sintetizzare, dalla musica, dal suono, al segno, alla videoarte, alla poesia sonora, alla drammaturgia visiva. Sono tutti linguaggi di cui era interprete straordinario, conoscitore profondo e grande anche riverberatore. Grazie Nicola. Veniamo a Mario Sasso, un grande artista a cui Marco era molto affezionato e che è stato spesso ospite qui al Palladio. Una parola, visto che siamo anche verso la conclusione di questa serata. Vi ringrazio. Serata importantissima. Io l'ho seguita attraverso, inventandomi una composizione visiva di questa serata, perché Marco aveva anche questa necessità di trovare il suo modo di vedere le cose, di vedere l'arte, e quindi mi piaceva
pensare questa cosa, questa mia presenza qui stasera, che è stata molto interessante, e quindi vi risparmio. Bene, siamo molto onorati della tua presenza, Mario, come siamo onorati della performance che avviene adesso, e siamo veramente alla fine, quindi vi prego di restare, di una aficionada di questo spazio, che è una di cui ha parlato molto Marco, ma hanno parlato tutti i colleghi del DAMS, hanno studiato su di lei anche i colleghi di teatro. Si tratta di Carla Tatò, cui vorrei attribuire un applauso, che insieme a Giovanna Famulari farà questa performance che insomma siamo veramente ai titoli di coda. Prego. Carezza per Carlo da sempre, e poi carezza per Carlo e Yannis da stasera. Suena, Alonso Quijano, suena. L'uomo si risveglia da un suo incerto sogno di scimitarre e di campi di grano, e si tocca la barba con la mano e si domanda se è ferito o morto. Non verranno a inseguirlo gli stregoni che han giurato il suo male sotto la loro mano. Nada, apenas el frío, apenas una dolencia de sus años postrimeros. Questo hidalgo fu un sogno di Cervantes e Don Chisciotte un sogno dell'hidalgo, il doppio sogno li confonde, e quanto sta accadendo già accade molto prima. Chisciano duerme, sueña una batalla
Los Mares de Lepanto y la metralla. Los Mares de Lepanto y la metralla. Io sono venuto a Troia, messaggero degli troiani, del suo esercito, degli Achei. A Troia. Oh, oh, oh. Conosciuto dunque da te già prima. Oh, donna, io dal Tibio vengo per annunciarti una nuova notizia. Lo so, lo so. Questo che è il mio spavento da tanto tempo. Siete già stati sorteggiati e vi è toccato un uomo per ognuna e non per tutte insieme. E chi è toccata? A chi? A chi è toccata la mia figlia, la povera Cassandra? Quella là! Messa da parte e se l'è presa Agamennone, il re. Oh, sarà allora schiava della sua sposa a Sparta. Ma oscuramente sposata al suo letto. La Vergine di Febo, il Dio con i capelli d'oro, le ha dato in dono una vita intatta. Amore lo ha trafitto per quella ragazza religiosa. Di lei, certo, di lei.
la congiunta, quella, la sua sorte. È stata assegnata al servizio della tomba di Achille. Grazie Marco. Grazie Carla, siamo felici che abbia chiuso tu questa lunga kermesse. Un altro applauso a Carla Tatò. Anche in onore, nella memoria di Marco, che però è presente. A proposito, fra un poco c'è un piccolo brindisi alla presenza e non alla memoria di Marco, però va concluso con la presenza di Adriana Modei. Salutiamola. Stefania, vieni con me, la mia partner di stasera. Adriana è stata molto evocata. Mi piacerebbe anche che venisse sul palco il nostro Matteo Anastasi, che è stato il regista occulto di questa serata. Vuoi dire qualcosa? Prego, prendete luce, venite sul palco. Bene, Adriana. No, io posso soltanto dire grazie. Mi sono molto emozionata e ho tentato di non piangere, adesso infatti smetto e passo
Grazie Matteo, grazie Vito, grazie Stefania, veramente. E grazie a tutti voi. Ok, Marco sta qua, sta là. Ed è qua. Con noi? Sì, da con qua. Tutti. Eccolo. Va bene, grazie, grazie ancora. Sì. Fuori dal foyer, grazie Matteo, grazie, no Carla, bene, grazie a tutti per la bella serata, grazie alla bella Stefania.